torna per il decimo anno consecutivo sulle strade di Trento, del Monte Bondone e della Valle dei Laghi. Ritorna come da tradizione nella terza domenica di luglio la leggendaria Charlie Graul, gran fondo di ciclismo per amatori. Avete visto il traguardo in quadrato, la gara è già partita, andremo a seguire tutte le fasi salienti di questa prova. L'evento è nato nel 2006 per commemorare quella che è stata la tappa dell'8 giugno 1956, tappa vinta dallo scalatore, dal grimpeur lussemburghese Charlie Graul, in una giornata davvero da tregenda. Parleremo di questo, parleremo ovviamente della storia. Qui passano già le immagini di quella tappa davvero incredibile che ha visto arrivare i corridori qui, da dove vi parliamo, da Vason, con una temperatura di meno 4 gradi. Non è decisamente la temperatura di oggi, che di gradi ne abbiamo 31, un'estate davvero torrida, davvero calda. Ecco qui anche il pubblico che segue dall'arrivo e che aspetta ovviamente i corridori arrivare qui a Vasona. Allora rientriamo in studio per presentare anche i nostri ospiti che ci accompagneranno per questa lunga diretta di due ore su Rai Sport 1 dedicata alla Charlie Graul. Qui intanto c'è Max Lelli che curerà con me il commento tecnico. Buongiorno, bentrovato, a tutti, Max. Buongiorno a tutti. Bentrovato a te e poi ospiti molto illustri e importanti qui alla mia sinistra. Francesco Moser, ben trovato. Buongiorno. Aldo Moser. Buongiorno. E Yader Fabbri, buongiorno, consulente nutrizionale della Nazionale. Ben trovato. Più avanti abbiamo anche il nostro Fabio Vettori che sta già disegnando qualche vignetta legata alla partenza, no, della Charlie Graul. Lì vediamo, esatto, c'è qualcuno travolto. Massa, c'è esatto, qualcuno la travolto. Massa parte e purtroppo la Elda Veronese viene travolta da tutta questa compagnia di campioni e meno. Eccoci qua, allora lunga diretta, dicevo, io partirei subito da un testimone dell'epoca, Aldo Moser, meno 4 nel 56, più 31 oggi, dicevamo una temperatura completamente diversa, certo, qui in cima al bottone, allora è stata davvero molto dura. È stata dura, è stato molto freddo perché siamo partiti a Merano che pioveva, siamo arrivati qua che nevicava. E quindi vi siete insomma beccati tutto il maltempo. Charlie Graul però era... è famoso per affrontare queste tappe davvero al limite, no? Non solo al Giro d'Italia ma anche al Tour de France, quando vinse nel 58, vinse grazie proprio ad una tappa da tregenda come quella da Merano a Bondone, che era la 20ª tappa, terz'ultima di quel Giro d'Italia del 56. Quindi insomma era un esperto, no? Sì, di queste corse. Lui abitava al nord perché aveva abituato a andare al freddo. Era abituato, insomma. Charlie Graul, che tra l'altro era nato nel 1932 in Lussemburgo ed è stato davvero il primo a portare, se così si può dire, la bicicletta in corsa, in gara per quanto riguarda questo piccolo Granducato, no? E andiamo magari, Max Lelli, a vedere anche un pochino quelli che sono i percorsi, no, di questa gran fondo. Ce n'è uno medio da 57 km ed uno più lungo invece, sì, da 141 km. Max? Sì, sì, c'è quello medio che è da 57 km, comunque sono sempre 2000 metri di dislivello, attenzione perché qua il dislivello è talmente tanto che farà la differenza, e mentre il percorso lungo addirittura facciamo 140 km con 4000 metri, calcoliamo che comincia a essere una tappa del Tour de France, una tappa di alta montagna, ecco. Assolutamente, percorsi impegnativi. Qui vediamo ancora la grafica del percorso, ora è svanita, la grafica del percorso lungo, eccola qui ancora, a distanza 141 km. Dovranno fare molta attenzione i corridori perché con questa giornata qua, esatto, molto qui volevo calda, portarti. Qua devono veramente reintegrare in continuazione, non possono mai stare senza bere l'acqua o anche i sali, perché comunque con queste temperature qua, soprattutto in salita, poi si butta fuori talmente tanti liquidi che poi magari anche Yader Fabbri ci potrà spiegare un pochino più dettagliatamente. Dettagliatamente, infatti da Yader Fabbri volevo andare dal consulente nutrizionale della Nazionale, davvero oggi dicevamo, no, 31 gradi a quasi 1700 metri, giù in Valle dell'Adige la temperatura è sui 40 gradi, bisogna davvero idratarsi quest'oggi, su questo non ci sono dubbi. Beh, certamente, come diceva Max, è molto importante idratarsi e anche alternare magari quello che può essere l'acqua a dei sali minerali. La temperatura è molto alta anche quassù, quindi anche a queste altitudini è assolutamente caldo, e significa che quando si è in valle sicuramente la temperatura è anche molto più alta. Per fortuna in questa gara l'organizzazione è veramente perfetta e ci sono tanti ristori lungo il percorso dove tutti i ciclisti, anche quelli un po' meno veloci, possono ritrovare
sali minerali, acqua o altre sostanze per idratarsi al meglio. Francesco Moser, avrai corso più volte anche con queste temperature, quindi insomma... È l'anno che ho fatto il tour, credo che era un anno come quest'anno, perché mi ricordo sia nei Pirenei che nelle Alpi la tappa che eravamo partiti da Nizza, che si andava a Pralù, che è dove Merckx ha perso la maglia. Che tra l'altro è una tappa che arriverà nei prossimi giorni, la settimana prossima, mercoledì se non erro. È una delle tappe importanti. E comunque anche quell'anno lì era un caldo tremendo, perché avevamo cominciato col campionato italiano a Pescara, che oggi si corre il trofeo Matteotti. Anche. Qui intanto c'era il nostro Vettori che disegnava la cantina dei Moser, anche con tutte le coppe, con tutte le medaglie vinte nella lunga, no? Carriera. Vedo anche tante maglie, no Fabio? Beh, ora è diventato un museo, no, del ciclismo. No? Assolutamente, che mischia vino e ciclismo, no? A questo punto, insomma. Ma noi siamo nati in campagna e ci siamo fatti le ossa a coltivare le vigne su in Val di Cembra, che era molto più difficile che oggi lavorare. E oggi e non, nuovi trattori, non siamo mai andati in palestra aiutano. Noi, perché la palestra ce l'avevamo lì. Naturale, insomma. Tra l'altro dicevamo proprio nei giorni scorsi, perché la Charlie Gaul, sono tanti eventi, si è aperta venerdì con la cronometro, poi la Moserissima ieri, ne parleremo quest'oggi, la prova in linea. Sono 64 anni, no, che la dinastia Moser corre in tutti Aldo, i palcoscenici più importanti. Aldo ha cominciato quando sono nato io nel 51 e ancora oggi c'è Moreno che corre. Speriamo che al prossimo giro di Polonia, che è stato uno dei suoi trampolini di lancio, diciamo, riesca a ritrovare se stesso, che magari sembra che siamo sulla strada. Sì, ha del vinto ritorno. Una tappa al Giro d'Austria, speriamo che lì ritrovi un po' la lena giusta per essere la motivazione. Protagonista. Allora Max, poi avremo modo anche di parlare di questa grande dinastia e dei tanti successi di Francesco Moser e non solo. Intanto andiamo a vedere la punzonatura, il ritiro dei pacchi gara prima della prova in linea. Per noi il servizio di Manuel Codignoni. Sabato pomeriggio ore 14, Piazza Fiera, è da qui che parte la Charlie Gaul, la carica dei 2200 partecipanti parte da qui, dalla punzonatura, dal ritiro del pacco gara, dall'iscrizione. In molti sono già stati qui, per molti invece è la prima volta che si viene a provare questa mitica salita, la salita del Monte Bondone. Andiamo ad ascoltare le impressioni prima della gara. È la prima volta che venite a fare la Charlie Gaul? Prima volta, sì. Prima volta. Come mai avete deciso di venire qua? L'ho vista per televisione, mi è piaciuta molto e ho deciso di farla. No, la terza. Come mai ha deciso di tornare? Ma perché sono iscritto anche al circuito Challenge, quindi questa fa parte del circuito Challenge, è una gara che mi piace. Cos'ha di bello questa gara? Ma sicuramente il Bondone è una salita molto suggestiva, impegnativa, io sono una scalatrice, a me piacciono le salite, quindi diciamo che forse proprio il Bondone è l'arma in più di questa gara. E le gambe come vanno? Le gambe sono buone, cioè da qua in giù io sono buonissimo e da qua in su che sono da buttare. Abbiamo già provato la salita del Monte Bondone qualche settimana fa. La strada è bellissima, poi il percorso sarà duro, però bisogna con calma, si fa tutto. E chi arriva prima? Io perché sono più giovane. Vista l'età lui. Grazie. Però non è detto, eh? Non è detto. Siamo alla fine. Il caldo inciderà molto. Mi dicono che sono un vecchietto, però il vecchietto martella ancora, perciò non è che detto che... Charlie Gaul è veramente passione per il ciclismo e Trento in questi giorni diventa veramente una piccola capitale della bicicletta e del ciclismo. Qui siamo sempre in Piazza Fiera, potete vedere alle mie spalle numerosi stand proprio dedicati a questo magnifico macchinario, dagli ultimi ritrovati della tecnologia fino alle bici più anziane, più vintage, più antiche, perché il ciclismo è una passione che non ha età. Qui intanto siamo su un piccolo campione della mountain bike, siamo ritornati in diretta da Vason, siamo in cima al Monte Bondone, la montagna che sovrasta Trento e che quest'oggi ospita l'arrivo della decima edizione della Charlie Gaul. Tutto è nato infatti nel 2006, dopo che nel 2005, il 16 ottobre di quell'anno, Charlie Gaul venne qui proprio sui tornanti del Bondone, quando furono apposte due targhe a suo nome a ricordo di quella impresa. C'era anche Aldo Moser quando furono apposte le targhe insieme a Charlie Gaul, no? Quindi ci fu anche un abbraccio, un incontro con il ciclista lussemburghese, no?
C'è qua la moglie e la figlia anche adesso. Qui anche ci sono infatti i parenti. Se pensiamo a quell'impresa del 56 che tecnicamente, soprattutto anche con i materiali, perché oggigiorno hanno il meglio dei materiali, le maglie tecniche, l'impermeabile in Gore-Tex. Se immaginiamo che a quell'epoca là non c'era niente, avevano questa maglia in lana. Dunque, qua. Il valore è ancora molto di più in realtà di quello che poi l'arrivo di è stato Charlie fatto. Gaul proprio sul traguardo con queste maglie che dicevi tu che l'estate ti facevano inzuppare perché sudavi ma l'inverno ti facevano inzuppare perché pensavano 5 kg in più. Lì sicuramente Jader non poteva dire niente il rapporto peso-potenza, perché con la maglia inzuppata di acqua in lana normalmente erano 4 kg in più. Assolutamente. Anche Francesco si ricorda bene. Anche la bici pesava di anche più. Pesava di più. Cavallo d'acciaio, no? Si dice, poi parleremo anche di questa situazione. Allora oggi, 19 luglio 2015, per questa Charlie Gaul, 19 luglio, intanto il nostro Fabio Vettori disegna ancora, abbiamo visto, sempre all'opera, instancabile. 19 luglio, che è anche l'anniversario di due stragi, quella di Via D'Amelio a Palermo, morì il giudice Borsellino con la sua scorta, ma è anche una strage qui in Trentino, da dove vi parliamo, la strage di Stava, i 30 anni, 268 vittime, si ruppero gli argini delle bacini di Prestavel, 160.000 metri cubi di materiale a 90 km all'ora investirono Stava, la valle di Fiemme, tesero 268 vittime, davvero una strage incredibile. Noi dovremo essere collegati in diretta con Giovanni Stefani, capo redattore della sede RAI di Trento, perché quest'oggi ovviamente la sede RAI di Trento e giustamente dedica una trasmissione, una diretta a questi 30 anni, a questo avvenimento tondo tondo. Vediamo se c'è Giovanni Stefani per questa diretta da Stava. 30 anni fa, esattamente 30 anni fa, alle 12:22 minuti, il disastro. Qui nella valle di Stava una valanga di fango scese e distrusse tutto. Erano crollati i bacini di raccolta delle lavorazioni di una miniera. Fu appunto un disastro, una valanga di fango che scese a 90 km all'ora e il fango spazzò via decine di case, alberghi. Il bilancio fu terribile, 268 morti. Mezza Italia si ritrovò a piangere in quest'angolo del Trentino. Questa è una zona turistica. Oltre 100 vittime venivano dalla Lombardia, 20 dall'Emilia-Romagna, altrettante dal Veneto e poi la Puglia, il Lazio, la Sardegna. Oltre agli 82 morti che dovette contare questa terra, il Trentino Alto Adige. Stava poi ha avuto una lunga storia processuale, vi furono 10 condanne, ma in effetti nessuno fece mai un giorno di carcere per quel disastro. Oggi, 30 anni dopo, convegni, ce ne sarà uno tra poco qui, cerimonie, testimonianze, il filo conduttore non è più soltanto il dolore, ma l'impegno da parte degli amministratori pubblici e dei tecnici affinché questo non accada mai più. A voi la linea. Grazie allora Giovanni Stefani, un ricordo nel trentennale della strage di Stava era doveroso, fra più di un minuto, tra un minuto circa, un minuto di silenzio per commemorare, per ricordare la strage che causò 268 vittime. Parlavamo proprio con il nostro Francesco Moser, tu sei passato lì anche il giorno dopo in bici proprio per vedere. Arrivo a casa e la radio ha detto del suo, e hanno detto ma si è rotta la diga di Stramentizzo, io ero appena passato, non c'era niente. E poi è venuto le notizie dettagliate e allora il giorno dopo ho deciso di andare a vedere, mi ricordo che c'erano tutti quelli del soccorso, i pompieri e la protezione civile che andavano giù con gli stivali in questa melma e li rimanevano dentro perché attaccava talmente questa roba che rimanevano giù gli stivali e arrivavano su con solo i piedi. E veramente erano, perché la strada non era stata interessata l'ultima parte. Infatti. Perché la frana è venuta giù, ha preso le case e poi si è riconvogliata nella valle e è andata giù fino alla Visio praticamente. Era una cosa da vedere veramente allucinante. Davvero immagini agghiaccianti che saranno riproposte anche in questo speciale della sede RAI di Trento. Noi andiamo avanti con gli aspetti sportivi, siamo ovviamente su Rai Sport 1, era giusto ricordare questo momento, ma andiamo a sentire Manuel Codignoni sulla linea di partenza, ha intervistato alcuni dei VIP che affrontano questa Charlie Gaul e alcuni dei ciclisti che si sono presentati lì in prima linea per affrontare questa gran fondo. Vediamo. Qual è il fascino di queste splendide bici?
La sua storia di queste bici è indescrivibile, tipo questi anni 30, anche le sue hanno un fascino, è indescrivibile. È un piacere salirci sopra anche per rivivere il passato. Note dolenti, quanto si fa fatica in più rispetto a una bici moderna? Sicuramente molta più fatica, però la soddisfazione è anche molto più grande, arrivare in cima delle salite dove non penseresti mai di arrivare con questi rapporti. Oggi una splendida giornata, sarà una giornata di festa anche per voi. Certo, splendida. Beh, dimmi. Grazie e buon divertimento. Cristian, passano gli anni ma tu ci sei sempre qui alla Charlie Gaul. Ma sì, perché non esserci, siamo in casa, quindi è una manifestazione che Elda e i suoi collaboratori hanno messo in piedi un po' di anni fa e oramai è diventata un punto di riferimento per tutti i ciclisti e gli amatori e i semiprofessionisti, diciamo. È una gara molto tosta, il Bondone non perdona mai, è una salita, preferisco fare le salite a casa mia che sono più ripide più volte che fare il Bondone una volta, però oggi è una bella giornata, caldo quasi troppo, però meglio così, dai, ci divertiremo e spero che tutti siano soddisfatti della gara. Che percorso farai, il medio e il lungo? No, quest'anno mi sono allenato pochissimo, quindi il medio basta, è sufficiente, magari darò una mano a Yuri o perlomeno spero di poter dare una mano a Yuri, che così almeno mi sento più forte. Se invece dovesse essere il contrario, prendo la bici e la spacco. Yuri Chiechi, passano gli anni, sei sempre quella Charlie Gaul, ti verrà mica lo schiribizzo di vincerla una volta? Assolutamente no, però di partecipare sì, perché insomma è sempre un appuntamento, ormai è un appuntamento fisso, grazie a Elda Veronese e a tutti i suoi collaboratori che mettono in piedi una manifestazione sportiva meravigliosa nel segno del divertimento e anche dell'agonismo per chi deve vincere, per chi si deve qualificare addirittura per il mondiale, quindi una gara molto importante, ma per chi come me vuole divertirsi e fare una bella passeggiata e sfidare il Bondone è una grande occasione per passare una bella domenica. Quanto sei allenato quest'anno? Fammi un'altra domanda. No, quest'anno purtroppo non molto e quindi farò molta fatica, ogni volta che sono a metà Bondone dico sempre ma chi me lo fa, però poi davvero arrivi in fondo, piano piano arrivi in fondo e ti senti appagato, soddisfatto di aver vinto una sfida con te stesso e poi dimentichi la fatica e l'anno dopo sei ancora qua a passare una domenica insieme agli amici. Francesco, oggi sarà una bella giornata di sport, anche se con questo caldo sarà veramente una faticaccia. Bisogna prenderla piano piano, non andar fuori giri, se no succede come quelli del Tour. No, è chiaro che quelli che sono allenati, che corrono per arrivare primi è una cosa, noi è meglio che dosiamo bene gli sforzi. Ieri la Muserissima, quest'oggi la Charlie Gaul, veramente per tre giorni Trento è una capitale del ciclismo. Sì, ci sono tanti appassionati, ormai ci sono migliaia di persone che praticano questo sport, uomini, donne di tutte le età e credo che pensare a una cosa così 40 anni fa quando ho cominciato a correre io era impossibile, perché nel 69 quando io ho cominciato a correre, quando si usciva in allenamento non c'era nessuno in bici, solo quei 7-8 corridori che c'erano qua in Trentino, in tutti saremmo stati 50 fra allievi, dilettanti e esordienti. Raccontaci in 10 secondi la salita del Bondone. Purtroppo il Bondone è una salita che non molla mai, non dici va arrivo lì poi c'è il falso piano. Comincia, che è il più duro, è all'inizio. Fino a Sardegna ci sono degli strappi anche al 13-14%. Dopo va sempre su, si respira un pochino nei tornanti, ma credo che non è che con la forza che abbiamo adesso respiriamo poco, credo che saremo sempre in affanno. Grazie e buon divertimento. In diretta allora dal Monte Bondone, decima edizione della leggendaria Charlie Gaul. Ecco qua, Pantani si nasce, Pirati si diventa. Pantani fu anche colui che riportò e riavvicinò nuovamente Charlie Gaul alle gare, perché Charlie Gaul si ritirò una prima volta nel 63, poi nuovamente nel 65, poi fece vita molto molto ritirata, non seguiva le gare, non si interessava di ciclismo, improvvisamente scoprì il Pirata, se ne innamorò e vide nel Pirata il suo successore, tanto che Charlie Gaul fu presente anche poi ai funerali, purtroppo, del Pirata. Max Relli, una storia anche questa del ciclismo. È una storia anche questa qua. Tra l'altro
con Marco eravamo tutti innamorati, anche noi all'interno del gruppo, perché comunque tu ci hai pedalato anche con Marco. Insieme, un corridore molto estroso che dava spettacolo, la gente vuole vedere spettacolo. Io mi ricordo anche sul Tour de France che quando decideva di far saltare il banco non è che tatticamente studiava molto, lui partiva, andava e faceva i numeri che ha fatto. Ecco, comunque l'abbiamo tutti nel cuore, il fatto che poi Charlie Gaul si sia un po' tra virgolette rivisto in lui fa molto piacere, no? Due grandi campioni. Ah, sicuramente, due grandi grimpeur, due grandi scalatori. Ma noi andiamo subito a vedere la partenza, Max. Partenza tutta ormai, abbiamo visto in queste gare. È stile Tour de France, ormai c'è questa partenza al chilometro zero. Che qui le immagini dall'alto, intanto bellissime no? Di tutta la tua, eri presente, no? Anche sì, stamattina, sì, sì. Quando è partita la gara, il Duomo, con tutta la piazza gremita, 2500 persone, questa decima edizione della Charlie Gaul, eccola qui, la partenza, no? Mi ha meravigliato molto la motivazione di tutta questa gente, che con alcuni ho parlato. È chiaro che oggi è un percorso molto impegnativo, perché 2000 metri e 4000 metri con questo caldo qua diventerà insomma molto, molto impegnativo, molto difficile. È una mezza impresa comunque, è questo che ci terrei a sottolineare. E guardiamo chi c'è davanti, Francesco Moser. Diciamo anche che Moser ha accompagnato solo fino alla vis quasi i ciclisti. Poi quando parliamo di Moser parliamo di... Si è cambiato per venire a trovarci, perché l'abbiamo costretto, se no l'avrebbe sicuramente fatta tutta. Parliamo di 273 vittorie in carriera, perché bene ogni tanto ricordarlo. Ricordare no? Anche il palmarès, no? Il palmarès è impressionante, perché ci sono Roubaix, campionato del mondo, record dell'ora, tappe al Giro d'Italia, Giro d'Italia, Milano-Sanremo. Milano-Sanremo, chi più ne ha, chi più ne metta, veramente ha fatto una carriera che attualmente è ancora in Italia, ancora il numero uno. Beh, al mondo è il numero tre per vittorie, no Cipollini. Francesco? Dopo il cannibale. Sei comunque che il sul primo podio, pezzo, no? L'ho tirato io fino alla vis, vedrai che adesso poi no anche quando si va forte era una lotta continua a mantenere le posizioni. A un certo punto mi sono sentito puntato i manubri sul sedere, come dico, in Belgio, qua non è più come aria in Belgio, Francesco, e mi sono messo a destra perché avevo paura di cadere, perché una volta era il nostro pane starla in mezzo, adesso un po' meno, cerca di rischiare anche di meno. E qui siamo discesa, già più avanti nella gara, discesa, siamo già nella zona di la bici. Ho più paura di quando correvo, perché penso sempre che mi scivola via la bici. Okay. È andata meglio molto ieri alla Moserissima, che c'era 42 gradi, 42 più, gradi. Più quelli in cantina che hanno bevuto, secondo me eravamo intorno ai 50. Di gradi ce n'erano, insomma. Erano tanti. Poi andremo infatti a vederla qui. Tanti. Intanto si va proprio verso lì, è proprio casa dei Moser. La salita di Bressano, quella lì. Qua, no? Si va verso le zone dei Moser, no Aldo? Sì, qua sì. Siamo nelle vostre zone, no? E qui piano piano vuoi raccontarci? Sulla Palù di Giovo, questa è la salita che va su in mezzo ai vigneti da Bressano, poi si va al Maso di San Valentino, che quando io ero facevo il contadino c'era una strada che era il trattore ce la faceva appena, adesso l'ha rettificata e l'hanno messa tutta ad una pendenza uguale, ma allora era il Pontarol de San Valentin, che così, era il cosiddetto non secco, e coi buoi non era capace neanche di venire su vuoti il carro, no? Perciò quando l'uva la dovevamo portare giù dalla vis e fare il giro. Giro largo, insomma. Perché era impossibile salire da questa salita, che avrà avuto più del 20%, ma era bianca anche. Adesso la strada è stata tutta fatta nuova, è la strada bellissime del vino. Queste cose che ci racconta Francesco. Assolutamente. Iader Fabri, una volta si andava più a uva e a vino che non a integratori, insomma. Beh, la storia anche alimentare del ciclismo, ancora partendo dalle prime corse che ci sono state, come la Parigi-Brest-Parigi o altre corse, si parlava anche di... La Parigi-Brest-Parigi poi era massacrante, perché sì. Quanti chilometri erano? Centinaia, sì. 500? Adesso, no, mille. Adesso si è trasformata in una randonnée, però anche il ciclismo epico, eroico, quello che è, parla di aneddoti interessanti, come chi ha vinto magari una tappa al Tour de France, dei primi Tour de France a base solo di fragole, oppure eventualmente Binda che vinse un giro di Lombardia a base di uova e tante altre. Ci sono degli aneddoti interessanti. Ma le mangiano anche adesso le uova. Ah, sì. So sì, che sì. Mangiano le uova e che dicono che fanno passare il mal di gambe, non lo so, non ho capito bene. Beh, a colazione comunque le mangiano ancora, sì. Sì, sì, quindi bene. Insomma, la storia che ritorna in parte è una storia completamente invece diversa dall'altra, no? Beh, diciamo che oggi sì, anche a livello scientifico, anche la letteratura aiuta a confermare cose che una volta a livello empirico si facevano, perché appunto c'era un'esperienza. È un po' come adesso anche nel ciclismo, si bada molto ai watt, però in realtà poi se uno stacca il contachilometri
ritrova un po' la sensibilità. Stessa cosa in ambito alimentare, possiamo ritrovare le stesse cose. Ragionamenti, una volta si usava l'olio di fegato in merluzzo, oggi si usano gli omega 3. Quindi in realtà la letteratura e la bibliografia oggi ci aiutano a confermare delle cose che nel passato si sapevano, ma per esperienza. Se poi pensiamo che sono partiti che mangiavano le bistecche a colazione, che ci voleva 180 km prima di metterla a posto, e ora, come dice Jader, mangiano tutte cose che proprio vanno nel motore e sono subito pronte. E nel motore qua vediamo già un attacco, abbiamo visto Davide Lombardi, Andrea Pontalto già. Qui siamo che sono in cima alla prima salita che si passa dalle vigne alle mele, perché là in alto ci sono dei frutteti che una volta lì erano tutti prati e qui vediamo proprio l'immagine, no Francesco, anche dall'alto, dall'elicottero, molto bello, suggestiva. Lì il grano e veniva negli anni 60, mi ricordo, la macchina, la trebbiatrice, la macchina da batter, che era una festa quando arriva, proprio in questo periodo che arrivava, ma era un lavoro a raccogliere il grano, portarlo lì, era una cosa che oggi pensiamo va lì nel campo con la macchina e è finito tutto. Intanto il nostro Fabio Vettori continua a farci caricature, a regalarci delle vignette in relazione a questa Charlie Gall. Qui vediamo l'attacco, intanto c'è già gente che ha la gamba giusta, si sente già la gamba giusta per andare via. Sono già sulla primissima salita, quella di qui Passo. È Gran Premio della Montagna. Qua c'è un ristoro importantissimo oggi, come abbiamo detto prima, prendere acqua in continuazione. Qua vediamo infatti che il corridore proprio ha preso la bottiglia, non perde l'attimo per cercare di idratarsi in maniera molto corretta. A Ville di Giovo, dicevamo, proprio, no, diceva Francesco, il passaggio dall'uva alle mele, quindi la prima asperità è fatta. Si comincia, come dire, Max Lelli, a scaldare un pochino la gamba, la gambetta in vista. Qualcuno ha già bruciato, bondone, qualcuno ha già bruciato il motore qua. Qualcuno ha già bruciato il motore, ma quello e ci sta. E io che ero davanti, aveva già attaccato prima di la vista, è andato via da solo, e allora l'abbiamo lasciato un po' andare, poi si è fermato. E qui siamo già proprio i due battistrada, sono andati via subitissimo, stanno, come dicevamo, prima rampa, poi sono rientrati altri due atleti, stiamo seguendo proprio già, siamo all'inizio di questa Charlie Gall, lo ricordiamo, decima edizione, oltre 1000 volontari e collaboratori e staff per allestire questi due eventi, perché ricordiamo, no Max, 57 km con 2000 metri di dislivello, 141 km con 4000, un vero massacro oggi, 4.000. Con 40 gradi in vallata, 31 gradi che gli aspettano qui all'arrivo, dove anche noi insomma, organizzazione perfetta, perché ci sono 13 ristori e poi c'è da dire che anche la gente sul percorso è presidiato in maniera perfetta, ci sono tantissimi volontari che dobbiamo ringraziarli perché fanno un grande lavoro. Abbiamo visto anche l'elicottero della provincia di Trento che ci dà una mano, ci supporta per fare le immagini dall'alto, ovviamente importantissimo anche per quanto concerne questa nostra diretta su Rai Sport 1 per questa decima edizione della leggendaria Charlie Gall. Massima attenzione, tu sottolineavi ai ristori, anche alla sicurezza, questo è sicuramente importante quando si fanno queste prove, no? Guarda, tocchiamo 14 comuni. Questo è. E qui la strada che stanno facendo adesso, quando io ero un bambino, era una mulattiera, si passava appena col trattore, andavamo a pascolo con le mucche, perché una volta si usava a portare, per non consumare il fieno, portavamo le mucche a pascolo, ma non nei prati, no, lungo le strade e nel bosco li portavamo. Perché tanto non c'era traffico. Bisognava risparmiare, macchine non ce n'era, anche una, no, perché la prima macchina a Palù di Giovo è arrivata che io avevo 10 anni e mi ricordo che aveva questa Topolino, andavamo lì tutti a guardarla. Qui ancora immagini dal Vasoni, il traguardo ancora vuoto, devono ancora arrivare ovviamente i ciclisti che abbiamo visto sono partiti da Piazza Duomo nel Salotto Buono, nel cuore della città di Trento, ma dicevamo la Charlie Gall non è solo la prova in linea, non è solo i due percorsi di cui si diceva anche prima con Max Lelli, sono tanti avvenimenti. Il primo riguardava la prova cronometro, cosa sulla quale Francesco non era poi troppo bravo, vero Max? Insomma, era un grande specialista. Era un grande specialista, non a caso anche il record dell'ora. Allora andiamo a rivivere la cronometro. Partenza arriva a Cavedine, in Valli dei Laghi. Vediamo.
Siamo in Piazza Italia a Cavedine, dove si è conclusa da poco la cronometro, primo atto della tre giorni dedicata alle due ruote all'insegna della leggendaria Charlie Gaul. Alle nostre spalle c'è il podio femminile della cronometro. Vediamo le ragazze che vengono premiate. Teja Gulic sul gradino più alto del podio, slovena, ha vissato il successo del 2014 col tempo di 43 minuti e 15 davanti a Karin Pekovic, l'austriaca, che ha chiuso in 43-52. Prati Maria Cristina 44-02 invece la terza, che ha chiuso sul traguardo di Cavedine. Questa gara ha visto partire 200 concorrenti da una quarantina di nazioni, cronometro che è stata introdotta per la prima volta nel 2012 e che nel 2013 è stata anche cronometro mondiale per amatori. Quest'anno invece la cronometro valeva anche per il campionato italiano amatori. I risultati non ve li diamo perché sono davvero troppe le categorie, ma non è mancato lo spettacolo. Qui intanto le premiazioni, c'è Paolo Savoldelli a dirigere le operazioni come speaker, lui che ha vinto per due volte il Giro d'Italia nel 2002 e nel 2005, che ormai un abitué di questa Charlie Gaul. Per quanto riguarda tutte queste edizioni non è mai mancato, soprattutto negli ultimi anni, Paolo Savoldelli. E allora stanno chiamando anche i primi tre ragazzi. Allora terzo, Philip Speybrook, un belga. Poi avete sentito Silvio Giovane, un italiano dunque al secondo posto, mentre si è aggiudicato la vittoria l'austriaco Jürgen Pansi, che ha chiuso col tempo di 36-57. Silvio Giovane 37-28, Philippe Speybrook 37-43. Una cronometro che si è svolta sul circuito da 24 chilometri per 442 metri di dislivello, una cronometro disturbata all'inizio dalla pioggia, ma poi è tornato il sole, la strada si è asciugata e comunque è stata una gara molto molto interessante. E qui siamo rientrati in studio dopo avervi raccontato quanto è successo venerdì nella cronometro, che una crono un po' particolare, perché quasi 400 e passa metri di dislivello, non era una crono pianeggiante. 442 per l'esattezza, 24 chilometri e 400 metri per essere proprio esatti. Quindi qui abbiamo visto di nuovo al lavoro il nostro Fabio Vettori. Che cosa ci stai preparando, Fabio? Qua un disegno sulla cronometro, dove qua la giornata era particolarmente calda, per cui i nostri tecnici dell'alimentazione ci spiegano un pochino come alimentarsi, non più con uova, salsicce e formaggi, ma con quei nuovi criteri dell'alimentazione. Con i nuovi integratori, una cronometro che conosce bene anche Francesco Moser, una delle tante strade dove ti sei allenato, Francesco. Era il nostro giro e lo chiamavamo il giro di riva, perché partivamo da Trento, andavamo a Mori, Nago e giù a Riva del Garda, e poi qualche volta facevamo la salita di Drena per fare una variante, insomma, oppure venivamo su dal lago di Toblino. E intanto qui torniamo sulla gara, qui siamo al momento in cui i due percorsi si dividono. No? C'è da sì. scegliere qui, no, sì. Max? Sì, e tanti magari che al mattino sono partiti con l'ambizione di fare il lungo, poi arrivano alla divisione e ci ripensano, diciamo, forse è meglio che faccio il corto, perché le gambe magari non sono proprio al top. E quindi al ponte di San Lorenzo bisogna scegliere se affrontare subito la mitica salita di Charlie Gaul o se proseguire, ecco, e andare avanti. Vediamo, esatto. Bellissimo che dall'alto si capisce, vediamo, perfettamente si la capisce biforcazione. Molto bene. Alla destra il ponte, alla rotonda dell'Osso. Sì. Adesso ci hanno messo Charlie Gaul. E noi partivamo con la Trento Bondone, non era la cronoscalata, si partiva in gruppo e si partiva lì sul ponte. Il raduno era in città, poi proprio si veniva ponte. Incolonnati fino al ponte, e il ponte... Via, era la partenza. Sono 19 chilometri da lì a venire in cima. Perché poi la salita invece è sui 17 sì, e mezzo. Sì, da dove c'è il bivio, no? Ma dove... prima c'è quel sì, tratto certo. del falso Penso piano. Che Francesco conosce chilometro per chilometro. Direi di sì, no? Ce lo può spiegare anche a occhi chiusi. Tra l'altro diceva, e questo lo può confermare anche Aldo, non è una salita facile facile perché non lascia respiro, no? Lo non spiegava lascia, anche. Non lascia cioè, respiro. Cioè continua, non sì, ci sì. sono falsi piani. Parte subito molto si respira un po', si respira un po' nei tornanti forse, appena appena, Aldo. Io l'ho vinta da dilettante, era sterata da Sardegna in su, ma si arrivava... a Vason e non l'avevo mai fatta e chiedevo quanti chilometri manca all'arrivo. Quello si chiedeva, sì.
Assolutamente, insomma, no? Qui intanto per un corridore è molto snervante, perché è lunga e ti consuma piano piano. Poi è chiaro che la fai nella parte finale della tappa, della corsa, e di conseguenza uno arriva veramente che ha finito le energie. Qui vediamo intanto all'attacco Andrea Tecchio, Timalè, Cipollini Ganassia, che ha cercato subito di andare via, di mettersi dietro tutti gli altri. Vedremo se riuscirà ad arrivare fino alla fine. Intanto ci sovrasta. Ci sono corridori che magari non hanno ambizione in salita, però cercano di giocarsi le proprie carte nel tratto pianeggiante e magari di sparare tutto nella prima parte. Un po' è un po' una follia, però il poi corridore magari ha anche questo spirito. Ma no? Poi io penso, Max, in queste prome, in queste gran fondo, ci sono anche gare dentro le gare. Magari io sfido te, perché sulla salita tra le Itali, quella a Charlie Gaulo, piuttosto fra amici, che anche, fra amici, giustamente è bello anche del ciclismo amatoriale. Non c'è solo chi viene per vincere, magari ci sono altri tipi di sfide che vanno bene comunque, no? Ma il bello sulle gran fondo è che ce ne sono magari 15 che vanno forte e poi ce ne sono 900.000 che si divertono e arrivano magari dopo un'ora e mezzo, due ore, fanno tutti i ristori e affrontano le gran fondo guardando anche il paesaggio, e qua c'è da guardare molto, perché insomma il territorio è bellissimo. Da qui si può vedere anche fino a spaziare con lo sguardo anche fino al Brenta, le Dolomiti di Brenta, insomma, sicuramente molto molto belle. Intanto sopra di noi l'elicottero che sta appunto facendo anche immagini del paesaggio, sta facendo dei riporti per la nostra diretta, forse lo sentite, gentili telespettatori, anche in sottofondo. E qui siamo invece tornati sempre sulle prime posizioni per quanto riguarda la gara. Abbiamo visto subito atleti che sono scattati. Ricordiamo che tra l'altro la Charlie Gaul è l'unica tappa italiana dell'UCI World Cycling Tour, l'unica quindi prova. Qualifica gli amatori per sia per la prova in linea sia per la cronometro, per i mondiali anche. Questo significa che è una prova molto importante, non a caso il Luci dico, da una prova del genere a una competizione dove anche l'organizzazione è all'altezza di poterla organizzare. Assolutamente. E questo penso che faccia piacere a tutto l'entourage, a tutto lo staff e anche al Trentino che ospita questa prova, sicuramente. Campionati del mondo amatori che si svolgeranno quest'anno in Danimarca il 6 e 7 settembre prossimi, che sono stati ospitati anche proprio qui in Trentino, proprio dalla leggendaria Charlie Gaul nel 2013. Quindi insomma, in qualche modo, intanto qua percorso medio, vediamo appunto l'attacco, l'abbiamo detto, del numero 373 di Andrea Tecchi, che ha cercato di andare via, ha lasciato tutti gli altri indietro. Vediamo se riuscirà anche ad arrivare. Ancora lunga, Max, per è arrivare lunga, però sta pedalando molto bene, una buona cadenza agile. Ora tipicamente un po' tutti i corridori hanno questa tendenza da, diciamo, quando controllano, guardano anche Froome, ma anche da Lance Armstrong, tutti cercano di andare molto più agili perché hanno visto che risparmi le gambe. Assolutamente. È un allenamento molto duro che per tutti non è semplice, però questo corridore sta usando questa tecnica e sta salendo su molto bene. Allora, Max, abbiamo parlato tanto, no, della dinastia dei Moser, abbiamo parlato anche tanto del ciclismo di un tempo, da Charlie Gaul, che ovviamente dà il titolo a questa ciclo amatoriale. Allora andiamo anche a vedere cosa è successo appunto ieri con i 42 gradi di cui dicevi alla Moserissima, prima ciclostorica inserita nel giro d'Italia d'epoca per quanto riguarda la regione Trentino Alto Adige, e dedicata ovviamente ai 10 anni della Charlie Gaul, ma soprattutto alla dinastia dei Moser. Allora vediamo questa Moserissima, abbiamo pedalato anche noi insieme a Francesco Moser, andiamo a vedere. Ciclismo di un tempo, ciclismo del passato, ciclismo retro, siamo sulle strade bianche a pedalare con le bici antecedenti al 1987, con l'attrezzatura e l'abbigliamento anche di un tempo, per quello che è il ciclismo che non passa mai di moda. La prima Moserissima, ciclostorica, che fa parte del Giro d'Italia d'epoca. Siamo con Francesco Moser. Quante strade bianche hai affrontato, Francesco? Ma non tantissime, perché nel 73, quando ho cominciato a fare il professionista io, c'era solo qualche salita, qualche tratto di strada bianca. Nel 73 c'era ancora tuo fratello Aldo che faceva il Giro d'Italia, avete corso insieme. C'era Mers, avevamo fatto il Bondone, che era strada bianca quella volta lì, anche il Passo Giau, ma in pianura come questa non si può dire che non abbiamo mai fatto strade bianche. Il Pavè sì, la Rubera era sempre... E adesso è di moda con l'eroica ripercorrere queste strade. Sì, è un ciclismo che è tornato, no? Qui praticamente siamo quasi in città, a Trento,
e c'è questo argine che è ancora strada bianca e abbiamo approfittato di fare anche questo perché per fare la tappa del giro delle bici d'epoca bisogna fare anche qualche strada bianca. Assolutamente. Adesso avremo una salita molto caratteristica sulla Claudia Augusta per andare al Maso, dove avremo il rifornimento e lì ci rifermeremo un po'. Un museo che ricorda anche i 50 anni e oltre di dinastia dei Moser, no? Dal 1950, quando Aldo il Capostipite ha aperto un po', no? La storia del ciclismo per voi e poi Aldo via via tutti i successi. Nel 51, quando sono nato io, adesso praticamente sono 64 anni che si corre nella famiglia. E adesso è rimasto ancora Moreno che corre a tenere alta la bandiera al nome dei Moser. Che adesso sembra che abbia ritrovato un po' la lena giusta. Ha vinto una tappa, no? Al Tour in Austria. Dopo il Tour farà il Giro di Polonia e che era, stato un suo trampolino di lancio. Speriamo che lo rilanci un'altra volta. Insomma, in questa Charlie Gau, la memoria di questo scalatore che qui sul Bondone fece questa impresa l'8 giugno del 56, anche questa moserissima, ci sta benissimo, no? Insomma. Sì, ormai se ne fa un po' in tutta Italia di queste manifestazioni, allora abbiamo pensato, visto che io praticamente ho sempre corso con le bici che sono omologate per fare queste gare, fino all'87 io ho gareggiato e per fare queste gare bisogna avere biciclette prima dell'87. Quando tu ti sei ritirato, giustamente, quindi... Che già in quel tempo avevamo... Frena anche! Ma ho bucato di nuovo! Ho bucato di nuovo! Sì. Ho bucato un'altra volta! Sì, sì. Grande Gianfranco, ma quante volte ha forato, scusa? Tre volte ho forato. Questa è la prima volta, ho cambiato la camera d'aria, mi sembrava di essere tornato. Staccare il tubolare, avevi il vecchio tubolare incollato? Sì, avevo il vecchio tubolare, non incollato. È facile da tirare fuori, non è facile per niente. Che c'era il rifornimento e l'abbiamo aspettato, perché ha avuto difficoltà poi a trovare anche i ricambi, perché... Non voleva frenare poi, Francesco? No, non volevo frenare perché non frenava più, no. E lì è la terza volta che ho bucato, perché stavamo facendo l'intervista con Francesco, a un certo punto non frenava più sulla discesa. Francesco dice frena, dove vado? Ormai non frena più, insomma. Torniamo dal nostro Vettori che sta disegnando, e visto che parlavamo della Moserissima, visto che parlavamo dei Moser, visto che parlavamo di questa dinastia che per 64 anni ci ha offerto campioni, Max, non di livello regionale, nazionale, internazionale, certo. Vediamo giusto merito, eccola qui. La dinastia, penso, dei Moser è così, Fabio? Ecco, abbiamo fatto proprio qua, siamo partiti proprio dai genitori, no? Da tutto il lavoro nei campi per arrivare ai campioni. C'è Aldo, Enzo, Diego, c'è Francesco e da una parte c'è Gilberto, perché anche Gilberto è parente da parte della madre. Ci sono poi l'altra generazione che adesso con Moreno continua a portare avanti il tutto. Moreno porta avanti, ha corso a lungo anche Ignazio, ha deciso di ritirarsi proprio lo scorso anno, no Francesco? E per nominare il Bondone... Ci ha lasciato, che è due settimane, un eroe del Bondone che era Carpentari, perché l'ha vinta 4-5 volte la Trento Bondone, credo che per molto tempo ha avuto anche il record, e aveva più di 70 anni e ha avuto problemi e ci ha lasciato proprio due settimane fa. E quindi così, insomma, un ricordo doveroso e anche giusto da parte di Francesco Moser, di un altro campione del ciclismo. Non ci si dimentica mai di nessuno. Abbiamo visto nelle immagini della crono anche Marino Basso, campione del mondo 1972 a Gap, dove il Tour, tra l'altro, no, Max, arriverà dopo il riposo martedì, no? Oggi una tappa abbastanza corta, 185 chilometri. Sì, c'è una salita in finale, però sicuramente arriverà un bel gruppo in volata. Magari qualche velocista ci lascerà le penne. Dopo il giorno di riposo doveroso. No? Anche Merz ha avuto problemi sul Bondone. Quell'anno abbiamo fatto la tappa del Basso Mangen in discesa con la strada bianca. Poi si faceva il Bondone e si arrivava a Comano Terme. E Merz è arrivato su negli ultimi qui in cima, perché poi scollinavamo, andavamo giù verso i laghi e si arrivava, era il 76. Praticamente è stato l'ultimo giro che ha fatto, ma ha penato sul Bondone. Chi l'ha visto mi ha detto che non ce la faceva neanche a venire su. Jeder Fabbri, quante storie, no, di questo ciclismo, non solo dal punto di vista della nutrizione. No? Questa, insomma, è storia. È bello stare in questo mondo, è bello, no? Bellissimo, starci. Bellissimo. Beh, questa è una manifestazione organizzata da Elda e i loro collaboratori, diciamo impeccabile.
e appunto si riassapora anche il ciclismo di un tempo, ma non solo, anche in questo panorama bellissimo, l'organizzazione impeccabile, soprattutto per quanto riguarda in questa giornata qui, dal mio punto di vista tecnico, più il discorso dei rifornimenti sono veramente frequenti. Quindi abbiamo visto, scusa, perfetto. Ti interrompo solo un istante, 2 chilometri dall'arrivo per il medio, Davide Lombardi e Andrea Pontalto si danno anche il cambio, Max, sì, c'è accordo, collaborano. C'è pieno accordo, si giocheranno qui nell'ultimo chilometro la vittoria della corsa. Eccoli però lì. Fa piacere vedere che c'è accordo e stanno proprio mettendo... Pontalto con il dorsale 425, con la tuta flu dietro, in questo momento Davide Lombardi avanti, siamo in prossimità proprio del traguardo, ultime sì. Fatiche, no Max? Per ultime quanto fatiche. Riguarda il medio... percorso medio ovviamente, dunque 2000 metri di dislivello, 57 chilometri da affrontare, che non sono decisamente sono pochi. Andati fortissimo perché chiuderanno con 2 ore e qualche minuto, dunque adesso andiamo a vedere esattamente un'oretta a fare il Bondone. Noi quando io l'unica volta che ho fatto la Trento Bondone abbiamo impiegato 1 ora e 5 e vinse Lanzafame, e mi ricordo che è scattato in questo tornante, nell'ultimo tornante io ero arrivato quinto. E allora vedremo Francesco chi scatterà oggi per questa medio fondo, proprio insomma qua quasi addirittura d'arrivo. Davide Lombardi va via, Andrea Pontalto prova almeno, però Lombardi si mette subito alla ruota, Max. Cerca di tenerlo, è una situazione molto difficile perché ormai le forze sono finite, qua c'è un tornante, rilancia l'azione, questo è un tornante molto impegnativo, però si rialza. Lombardi sembra averne e va infatti avanti, adesso vediamo, mancano 400 metri, Pontalto è ancora lunghetta. Team Lenzi Bike ASD per Davide Lombardi, team Ale Cipollini Galassia per Andrea Pontalto. Lombardi è davanti, Pontalto dietro alla ruota in questo momento. Sì, Max pedala molto bene. Siamo Lombardi, a Basoni, il cartello. Siamo mai al cartello, curva. Siamo a 400 metri più o meno, forse anche qualcosa meno, e qua si cominciano a studiare. Allora vediamo, proprio ultima curva, ricordava anche Francesco Moser, si vedono già le strutture alberghiere di Basoni. Vediamo che Lombardi preferisce rimanere in testa. Lo sta controllando, cerca di sentirlo, sai, perché qui conta anche proprio se, vedi, si è voltato in questo momento per capire anche la condizione fisica, guardarlo in faccia, che è l'attimo fondamentale. Qui manca pochissimi metri e vediamo che cerca di accelerare. Accelera Lombardi. Allora Davide Lombardi, team Lenzi Bike ASD, dietro c'è Andrea Pontalto, team Ale Cipollini Galassia. E qua la strada spiana un pochino, ci vuole le gambe, ha allungato un rapporto Lombardi. E ormai Lombardi vince. Bravissimo Lombardi, ha vinto Davide Lombardi, allora del team Lenzi Bike ASD, si aggiudica la medio fondo davanti a Andrea Pontalto, qui che è il proprio secondo anno consecutivo che arriva secondo Pontalto, e quindi deve accontentarsi ancora una volta della piazza d'onore, secondo come posto per... arriva anche il terzo come Sagan in questo Tour de France, che non riesce a vincere mai, lui che aveva vinto 2 anni fa 3 tappe, quest'anno 3 volte secondo. Vediamo tutti con la maglia aperta, molti corridori hanno la maglia aperta e neanche la maglia tecnica sotto, perché con questa temperatura proprio senti il bisogno di avere fresco, di avere proprio questa sensazione. E questo è il terzo, Davide Spiazzi, abbiamo visto intervisto per un attimo, 405 il dorsale, la conferma anche da parte della nostra grafica, grazie mille. Eccolo qua, allora Davide Spiazzi che si presenta sul traguardo di Vason per questa medio fondo. Lui chiude con 2 ore e 5 minuti. Sì, ridici i tempi bene un attimo Max, che così Lombardi... chiudiamo. Eccolo qua il replay, così sì. Ridiamo anche i tempi. Lombardi ha chiuso con 2 ore e 3 minuti. E mentre Pontalto con sempre 2 ore e 3 minuti, e poi abbiamo Spiazzi che ha chiuso con 2 ore e 6 minuti. Eccolo qua, attenzione, Davide, 2 ore e 6 minuti Spiazzi, siamo intorno al 27 di media, eh? Ah sì, è una media di tutto rilievo. Lui è molto rilievo. Soddisfatto, esulta come se avesse vinto. Allora noi abbiamo i primi tre, Davide Lombardi, Andrea Pontalto, Davide Spiazzi per quanto concerne il medio fondo. E rieccoci allora dopo lo stacco pubblicitario, abbiamo detto della classifica per quanto riguarda la medio fondo, Davide Lombardi, Andrea Pontalto, Davide Spiazzi. Vogliamo poi ricapitolare, sì, anche i tempi e distacchi, Max? Sì, allora primo Lombardi, Pontalto è arrivato a 6 secondi e a 3 minuti 03 è arrivato Spiazzi. Spiazzi, però che vorrei precisare che la media è quasi di 28, attenzione, perché la media di 28 è chiaro che qua sono scalatori quelli che vanno forte così, è gente che insomma in salita abituata. Hanno dei numeri, ma non è che un professionista fa molto meglio di questi tempi qua, è quello che vorrei precisare. E ricordiamo ancora una volta che
nella vallata dell'Adige ci sono 40 gradi e qui all'arrivo 31, quindi in una giornata davvero infuocata. Ma il nostro Manuel Codignoni è andato ad intercettare questi primi tre sul traguardo di Vason per quanto riguarda il percorso corto, tra virgolette, lo ricordiamo, 57 chilometri e 2000 metri di dislivello. Sentiamo che cosa hanno detto al microfono del nostro Manuel. Davide Lombardo, vincitore di questo percorso medio, che soddisfazione è vincere così? È tanta soddisfazione, tanta fatica, ma tanta soddisfazione. È una salita bellissima, il primo anno la faccio e nulla, sono contento, contento davvero. Siete partiti assieme con Poltato praticamente dall'inizio, avete fatto gara a sé, poi alla fine ne avevi di più. Sì, siamo rimasti insieme a Bergamo in tre, abbiamo fatto fino ai meno 12 in tre, poi ho allungato, siamo rimasti in due, un po' per uno, siamo arrivati fino a qua in volata, ho battuto. È andata bene. Questo caldo vi ha aiutato o vi ha penalizzato? Ma diciamo sono abituato, lavoro in un forno, quindi sono abituato al caldo, basta bere tanto. Poi la corsa comunque era 2 ore, insomma in qualche modo riuscivi a cavartela bene. Grazie, complimenti. Grazie. Andrea Poltalto, secondo per il secondo anno di fila, c'è altro da dire? No, sembra un po' stregata per me sta corsa, ci ho provato anche questa volta a metà. Abbiamo preso l'inizio con una discreta calma perché avevo il compagno di squadra fuori e così ho giocato un po' di astuzia. Poi una volta preso a metà ho aumentato con Lombardi e siamo andati su regolari. Dopo merito il vincitore perché è stato veramente molto forte, non ho le parole. La prossima volta tornerai per riprovarci, immagino. Non c'è due senza tre, ci riproverò un'altra volta e chissà che sia la volta buona. Ti piace questa gara? No, è molto bella, molto impegnativa perché anche la prima salita fa la sua selezione. Poi di solito scatta sempre la fuga nella pianura, però molto molto bella. Il bondone è micidiale, non si scherza col bondone. Grazie e complimenti. Grazie a te, ciao. Grazie. Davide Spiazzi, terzo classificato del percorso medio, ti abbiamo visto esultare come se avessi vinto alla fine. Sì, perché i primi due erano inarrivabili e un terzo posto per me è come una vittoria. Loro erano nettamente più forti e li ho lasciati subito andare, sono andato su con il mio passo regolare, sono stato attento ad andare fuori giri. Solo gli ultimi 4 chilometri ne avevo ancora tanto e ho visto il terzo nel mirino, l'ho preso, ho superato subito e ho cercato di non arrivare in volata. Sono arrivato da solo, bene così. La prima volta che facevi questa gara, ti piace? No, è già 5-6 anni che la faccio, sempre quinto, sesto, quarto, prima volta sul podio, per me è come una vittoria. Grazie e congratulazioni. Grazie mille a voi. Lombardo, Pontalti, Spiazzo, questa la classifica per quanto riguarda il medio fondo, Max. Ma Pontalto comunque in realtà secondo me si è fatto prendere un po' troppo dalla bramosia di staccarlo in tutte le maniere, ha speso tantissime energie, comunque Lombardi ha corso bene e poi forse era anche nettamente un po' più veloce nella parte finale. Abbiamo visto bravissimi anche, tutti comunque. Abbiamo visto anche Andrea Tecchio che aveva sferrato un attacco, poi alla fine ha chiuso settimo se non erro, Andrea Tecchio settimo. Lui ha usato un po' di più, però ha usato un po' troppo forse. Qua quando spendi tante energie poi dopo la paghi, però fa piacere vederli che comunque si lanciano in queste fughe e non hanno niente da perdere e il ciclismo è bello anche per questo, no? Spettatori all'ombra e ci mancherebbe altro vista la giornata torrida. Abbiamo visto anche i fiorellini della Monte Bondone e come un fiorellino è arrivato anche Christian Zorzi qui all'arrivo. Fresco fresco ha concluso anche lui il percorso medio, com'è andata? Ma... non ti vedo tanto sudato, tanto provato. No. Ma come non mi vedi provato? Sono qua distrutto. No, ho patito tantissimo. È la prima volta nella mia vita che ho patito il freddo, ho fatto fatica. Questa volta me l'immagino, ho visto lo sport che facevi, anche me l'immagino proprio. No? Sì. Infatti ho avuto delle visioni, ho visto l'orso e ho detto, ma è proprio la giornata fredda oggi. Sì, ma lì non sono visioni, era proprio l'orso, visto che questa è una delle zone dove ci sono i plantigradi, no? Sì, esatto. Eccolo qui anche, intanto grazie alla regia che ci propone, Paolo Mazzucato, non l'abbiamo ancora ricordato, che ci propone proprio l'arrivo di Christian Zorzi, eccolo qui. Niente mascherina da trovare in questo stamattina, caso. Stamattina mi diceva proprio Zorzi che si è allenato molto meno perché normalmente ci va in bicicletta, però comunque lui fisicamente non ha problemi, credo che abbia compensato comunque, no? È chiaro che poi dopo si fa fatica perché magari uno spinge sempre di più, cerca di ottenere sempre il risultato migliore anche nei momenti che magari la condizione non è al top. Cristian, quanti anni fai questa leggendaria Charlie Gaul ormai? 4, 5?
bel po', insomma, l'hai provata. Mi stai facendo delle domande in un momento in cui sono in crisi. Non riesco a connettere molto bene. Ho perso tutti gli anni precedenti, devo ancora recuperare. Comunque, insomma, dai, ce l'hai fatta anche quest'anno. Sì, a chiudere. Questa volta però ho fatto veramente fatica, è stata dura. Poi stare tutta la mattina sotto il sole, come dicevo prima. Non sono abituato a questi calori, per fortuna veramente, vivo in oggi una montagna un po' più alta. Però quanti chilometri hai quest'anno? Diciamo ai nostri amici che ci seguono. Quanti chilometri hai? Ho fatto 7 gare e ho 1100 chilometri. Beh, davvero pochi, insomma. Sono pochissimi. Tecnicamente sono nulli. Solo in gara non c'è la base. In realtà non c'è la base, esatto. Però il motore c'è e di conseguenza riesce a compensare con quello. E qui siamo con la gara Aldeno Cimone per quanto riguarda il percorso lungo, ovviamente lo ricordiamo un po', qua sono 140 km, 4000 metri, due volte il Monte Bondone. E attenzione, perché per me 4000 metri sono tantissimi, è come una tappa al Tour de France di alta montagna o al Giro d'Italia. Francesco, con queste temperature è tutto più amplificato. Francesco, salita di Aldeno com'è? Raccontacela tu. Allora, che l'hai fatta qualche miliardo di volte. Nel 73 mi ricordo Mers ha attaccato il rifornimento giù verso Rovereto, che la strada era strettissima, e abbiamo staccato Puente e si faceva dal Denno, quella strada, quella vecchia, era una cosa, era veramente una mulattiera, dei tornantini stretti ma ripidi, poi si andava a Garniga e da lì cominciava la strada bianca e aveva piovuto e ci si affondava con le ruote nella terra, insomma. E Puente poi ci ha preso in salita, ci ha passati a doppia velocità, ha staccato tutti, qui sul Bondone è passato da solo, però faceva meglio stare coi primi e poi è andato da solo fino ai piedi di a Mezzo Lombardo, dove comincia la salita di Fai. Mers poi in salita l'ha preso e l'ha staccato e ha vinto Mers. È arrivato finito Fuente, ha speso Fuente troppo. Faceva sempre questi attacchi da lontano che poi mi ricordo il tappone che siamo arrivati a Bassano, è non stato via in partenza e l'abbiamo preso a 3 km dall'arrivo. Era tutto il suo classico, però. Tutta la tappa da solo ha fatto e siamo arrivati 1:20 prima del previsto. Non gli piaceva stare in gruppo. Non gli piaceva arrivare tardi. Gianfranco, Francesco sta parlando di nomi di calibri grossi che a me mi vengono brividi, perché cioè, sta dicendo nomi che hanno fatto la storia del ciclismo mondiale. Dunque. E invece il nome di quello che abbiamo visto inquadrato pochi istanti fa è Giulio Magri, dorsale, eccolo, nuovamente 5-2-3, allora nella zona, subito dopo Aldeno, eccolo qua, grazie alla grafica, Giulio Magri, dorsale 523, con lui, poco dietro di lui, Enrico Dogliotti, Mario Valenti e Chris Hubert, così ci dice Radio Corsa per quanto riguarda questo percorso lungo, questa gran fondo, 141 km, 4000 metri qua di deve rimanere concentrato, perché ora entriamo nella parte finale dove veramente le energie sono sempre meno e il corridore deve fare proprio attenzione a centellinare queste ultime forze in maniera molto molto perfetta, perché comunque c'è ancora una bella parte di salita dove puoi rimanere con la gamba giù, una gamba su, come si dice noi tecnicamente, no? Assolutamente. Qui vediamo come ti sembra la pedalata di Giulio Magri. La pedalata è un po' affaticata, però comunque vedo che sta rimanendo concentrato e la cosa principale è questa qua, deve rimanere concentrato. È chiaro che le forze piano piano vanno sempre a sparire, perché ho paura perché che abbia usato un po' troppo anche l'atleta speso col dorsale 5-2-3. Qui vediamo le immagini di nuovo dall'alto, dall'elicottero, che sono Simone esattamente Garniga. Cimone Garniga, esattamente, Francesco Moser, ovviamente Cimone non si fa sfuggire nessuno dei luoghi, la salita lì anche il 16-17%, dopo spiana e viene su nel bosco e insomma diciamo è abbordabile, ma all'inizio sai è quando una entri salita. Entri nel bosco è già meglio, perché comunque respiri un po' di più, ma anche se la pendenza continua sempre abbastanza costante, però comunque hai perlomeno meno caldo. Allora Magri lo abbiamo visto lì davanti, lo vediamo anche le immagini dall'alto, il puntino giù, poi più dietro Enrico Dogliotti, Mario Valenti e Chris Hubert, 608-664-677 i dorsali degli altri concorrenti. Anche Hubert è un grande corridore, è uno di quelli che insomma spesso arriva davanti in queste gran fondo. Ora qua sono un po' ognuno per angolo, non c'è la squadra come nel mondo professionistico, certo. E qua si devono arrangiare veramente da soli. Dunque un applauso anche per questo. Assolutamente. Intanto siamo rientrati in studio, abbiamo un nuovo ospite, il barbuto Yuri Checchi. Ben trovato, nuovo look quest'anno per la leggendaria Charlie Gaula. Ben buongiorno. Arrivato. Grazie, sì, grazie. Sono arrivato un po' in ritardo,
ma in bici sono arrivato molto prima, non è che sono arrivato adesso, insomma, quindi... Ma aveva promesso non che... molto prima. Prima di Giorgi o dopo Giorgi? Perché fammi la sfida... un'altra domanda, per favore, la sfida questa... è sempre quella, no. La sfida è sempre quella. No, Giorgi mi ha detto, io tranquillo, la facciamo piano, ti aspetto. È andato. Come al solito, mi ha aspettato un momento. No, è veramente andato. A me stamani mi ha detto eccolo, che lavorava per te. Eccolo l'arrivo di Yuri Checchi, eccolo qua, ci ripropone le immagini, il nostro Paolo Mazzucato. Yuri Checchi, con grande proprio nonchalance. Vogliamo commentare, dai, guarda che fatica che sta facendo Yuri Checchi. Ma che fatica, Max? No, è proprio sereno, tranquillo. Stai facendo fatica, lo devi ammettere. Pedalata, diciamo, vedi, leggera. Non è niente di male, è una cosa... Ma vedi che è rilassato muscolarmente. Però secondo me Yuri Checchi ha più chilometri di Cristian Zorzi. Ma avevamo detto di fare una bici senza il manubrio con i pedali. Ora cerchiamo di metterla giù. È un progetto che è già 3 anni che l'abbiamo in mente. Sì, mani, braccia e gambe insieme. Forse una 4 ruote motrici. Una 4 ruote motrici, beh lì Yuri. Sarebbe da abbinare. Avrebbe ancora molto da dire come... Sarebbe da abbinare a ognuno di noi il proprio sport, no, con la bici. Io i bastoni, invece gli anelli. Si può provare. Comunque... Qui intanto torniamo sulle immagini dall'alto, sempre per quanto riguarda la gran fondo. Yuri, ti ho interrotto. No, figurati, solo per dire che è stata come al solito una giornata meravigliosa, l'avete già detto, ma l'organizzazione è davvero perfetta, una delle gran fondo più belle secondo me, sia per il percorso che per l'organizzazione. Devo dire però che sentivo Francesco che ogni tanto la salita spiana, sì, non spiana qua mai. Qua scendiamo però sulla gran fondo, no? Dopo sì, una salita c'è sempre una discesa, qua siamo discesa delle viotte. Questa è la discesa, no? Di Lagolo, sì. Lagolo che va giù nella valle. Forse Yuri ha sbagliato quella che versante. Hanno fatto loro. Ma non la farò neanche, non me ne importa, mi fido di te, di quello che dici, non c'è bisogno. Max, allora qua siamo in discesa, anche qui si respira ovviamente, però anche sì, qui qua è il c'è chi è più che... portato e chi è meno, certo, portato, sì, nell'affrontare. Però in questa discese. Discesa qua è fondamentale cercare di reintegrare il motore, dunque non devono sparare le ultime cartucce, devono cercare di ributtare benzina dentro, magari mangiare anche un panino è fondamentale perché tendenzialmente tendi a mettere dentro tanti liquidi, però se non c'è la parte solida poi dopo di conseguenza hai dei problemi proprio anche a livello di stomaco. Non c'è dubbio. Decima edizione della leggendaria Charlie Gaul a Trento e Monte Bondone, Valle dei Laghi, in questo fine settimana. Lo vedete anche da questo striscione, puntualmente guardato dalle nostre telecamere. Oltre 1000 collaboratori, volontari e staff per allestire questi due eventi. Del medio fondo, abbiamo detto, ha vinto Davide Lombardi davanti ad Andrea Pontalto e Davide Spiazzi. Della gran fondo dobbiamo ancora aspettare un pochino per conoscere. Possiamo dire il che sulla nome medio, del vincitore. Sulla media hanno fatto la media che è altissima, perché insomma siamo intorno 28 all'ora, se parliamo di 2000 metri di dislivello, 28 all'ora è una media tutta di rispetto. E qui siamo già con le immagini più avanti, a Drena, abbiamo visto anche le immagini prima, no? Francesco, durante la crono, nella stessa zona, come stanno in sella questi granfondisti? Ma io li ho visti stamattina, erano veramente accaniti perché non volavano le posizioni, sembrava che l'arrivo era lì, eppure c'era tutto il bondone da fare per chi faceva la corta e due volte il bondone per chi fa la lunga, perciò c'era il tempo, ma evidentemente volevano fare la media record, non lo so. Sai, tutti si vogliono migliorare, no? Dunque magari hanno i tempi dell'anno passato, tutti ci tengono a fare qualcosa in più o qualcosa in meno per capire anche la condizione fisica. E qua intanto è cambiata la testa della corsa, questo è Mario Valenti che è passato, dunque Giulio Magri ha abdicato, niente da fare per il dorsale 523. Allora avanti in questo momento Mario Valenti per quanto riguarda la gran fondo di questa decima edizione. La gamba edizione. È molto più potente, qua si vede che ancora ci sono energie proprio da spendere, sta rilanciando molto la bici, ha una caratteristica lui che rilancia spesso, ci sono dei corridori che rimangono più seduti mentre Valenti vediamo che proprio rilancia spesso la bici. E quindi vedremo se riuscirà lui, sì, a sferrare l'attacco decisivo, se riuscirà davvero a mettersi lì davanti. Intanto questi sono gli inseguitori, come giustamente riporta subito la grafica dietro a una traiettoria non presa benissimo. Uberto e Muraro che inseguono dunque Mario Valenti, che a questo punto guida la gran fondo, il percorso più duro di questa decima edizione della leggendaria Charlie Gaul. Guarda anche qua il paesaggio un po' lunare, no Max? Sì. Sì, no? Particolare, no? Anche per quanto riguarda i paesaggi, no? Di questa, certo, gran fondo, no? Che quello è importante per uno se ha qualche attimo insomma per guardarsi in giro, perché questi ormai che sono poi ci giri un po' intorno, no? Al Monte Bondone praticamente poi vedi la fine che farai, che non è piacevole perché magari sai che poi all'ultimo devi andare in cima al Monte Bondone.
Vediamo ancora immagini allora in relazione a quella che è la Gran Fondo. Noi siamo qui al traguardo, li aspettiamo qui e stiamo sudando anche per loro, ci sono comunque 31 gradi, siamo qui a 1650 metri di altitudine, quindi insomma una temperatura davvero niente male neanche per queste altezze. Qui siamo al lago di Cavedine, altre bellezza ovviamente in questa zona, dove passava sempre anche la crono che si è disputata venerdì, di cui abbiamo detto, no, ampiamente, riportando anche i risultati, crono che quest'anno era valida anche per i campionati italiani amatori ovviamente, certo. No? Quindi le varie maglie distribuite sulle varie categorie erano davvero tante, sia al maschile sia al femminile, però per quanto riguarda la cronometro, vittoria straniera invece nella generale, sia tra le donne sia tra gli uomini. Io qui vorrei ritornare, se mi consenti Gianfranco, su Elda Verones, perché comunque questa mattina alle 5 ha fatto l'ultima riunione con tutta l'organizzazione. Vorrei precisare e sottolineare insieme a te il lavoro che sta facendo Elda, che è stupendo. È Deus ex machina, no, di questa, sì, manifestazione. È veramente una macchina da guerra, se mi consenti, perché cura proprio al dettaglio. Tutto, e dobbiamo fare un applauso a lei e tutta, sì, l'organizzazione che c'è dietro. Tu sai, Max, che non è facile, no? Dicevamo, i punti di ristoro, la sicurezza, le strade chiuse, tutti i volontari. Cioè, insomma, è un lavoro ampio, come dici tu. Però lei lo sta gestendo in maniera molto professionale e devo dire che c'ha un gruppo di volontariato molto, molto interessante che ci lavorano dietro, ecco. Dunque, bravissimi, perché la manifestazione poi prende ancora di più se veramente è organizzata in maniera perfetta. Assolutamente, anche per quello che poi comunque i granfondisti ci ritornano. E torniamo agli orsi disegnati dal nostro Fabio Vettori. Che cosa ci stai preparando, Fabio? Beh, qua quest'anno abbiamo ingaggiato Yuri Checchi, con questo, sì, nome così prestigioso, che è un famoso cacciatore. Vedo che orsi usa gli anelli un po'. E usa gli anelli, sì, per prendere questo orso. L'hai visto l'orso, no? Sì, l'ho visto, ma lui andava molto più forte di me, quindi non riuscivo bene, allora. Esattamente così, lui davanti, io dietro, ma non ce la facevo. Non sei riuscito ad attaccarti? Beh, hai succhiato ruota per un po' almeno. Ma sai, oggi guarda, ne ho trovate tantissime per fortuna di ruote. Se gli correva dietro, vedevi che andava forte. Ah, beh, poco sicuro. Sì, che aumentava il passo sicuramente. E rivediamo allora la vignetta a Monte Bondone con il nostro Yuri Checchi, che usa un po' a mo' di lazzo, no, gli anelli che tante soddisfazioni hanno regalato al nostro, no, Yuri? Grazie. Sì, devo dire allora, di sì. Com'è stato vivere anche da dentro? Diceva Max, insomma, c'è tanta organizzazione, tanto lavoro dietro anche a queste Gran Fondo, no? Com'è andato? Tutto bene a viverla, sì, da dentro? Guarda, gli story, le cose, guarda, tutto a posto? Guarda, io ho questa passione, adesso è lo sport, diciamo, che faccio con un pochino più di continuità per la passione che ho per la bicicletta, ma anche perché mi consente, visto gli acciacchi che ho avuto durante l'attività agonistica, di farlo senza grossi problemi. E devo dire che con grande onestà, come avete detto, è una delle Gran Fondo meglio organizzate, sembra anche dalle immagini di vedere una tappa del Giro d'Italia, no? Quindi, perché davvero c'è grande attenzione alla sicurezza, che poi in fondo è quello. E come diceva Francesco giustamente alla partenza, certe volte tutti vogliono stare davanti, tutti vogliono aggredire subito la corsa, e non c'è davvero bisogno, perché una gara come questa fai selezione già nella prima salita e soprattutto nel bondone. Quindi, ecco, non c'è bisogno. Ci dovrebbe essere un po' più di serenità, secondo me, in partenza, perché dopo la gara si sviluppa tanto bene in salita, insomma. Abbiamo visto anche per un istante passare le immagini sempre suggestive del lago di Toblino, zona davvero molto molto bella anche paesaggisticamente. Sempre avanti Mario Valenti e poi Johannes Bernl e Carlo Murano. Ma sul lungo ci sono dei ragazzi molto interessanti che sono curioso, perché è lo stesso Hubert, che ora in questo momento è un po' in ritardo, ma c'è anche Zen, c'è Cunico, che tra l'altro ha fatto secondo nel 2014 e primo nel 2013. Sì, sì, cioè elettrico, ci sono ragazzi molto interessanti che vincono le Gran Fondo più blasonate a livello nazionale e internazionale. Dunque, assolutamente. Vediamo se nel finale si infiammerà un po' la corsa. C'era anche Luigi Salimbeni in corsa, che ha vinto la Maratona delle Dolomites, che anche questa non è sicuramente una prova facile da affrontare, no? Con tutti i passi dolomitici storici che molti affrontano in moto, invece in quel caso si affrontano con i pedali, ed è davvero molto molto Io questa molto mattina dura. Gianfranco, ho parlato anche con Stefano Cecchini, che anche lui è uno di quelli che va molto forte nel mondo delle Gran Fondo e ci teneva oggi a fare una grande corsa. In questo momento non lo vediamo, però sappiamo che la salita finale è talmente lunga che permette anche di recuperare molto, anche perché chi finisce la benzina, come abbiamo detto prima, diventa poi quasi impossibile arrivare all'arrivo.
Castel Toblino, Lago di Toblino, Cristian Zozzi, sei Trentino Doc, anche le tante bellezze, no, di questa provincia messe in mostra grazie a questa Gran Fondo, no? Certo che sarebbe meglio assaporarle quando sei in festa, che quando sei sotto stress e fa affaticamento. No, io mi sono fermato a vedere il panorama, giuro. Sono fermato in una curva del Mondone, è stata una cosa meravigliosa. Intanto non avrei vinto comunque, allora quindi perché non godere questo bello? Però è stato bello Gianfranco stamani e ti garantisco che Zorzi mi ha detto oggi lavoro per Yuri Kekin. Sì, però questa cosa qua ormai è una cosa vecchia, perché lavoro per Yuri Kekin, non ho capito se è un lavoro manuale, non ho capito. A dire la verità lo cercavo, però è sempre difficile trovarlo nel gruppo lui. Perché è nascosto, è andato davanti a prepararli da bere. Voleva la corsa ancora più tirata? Sì. Volevo un po' più, capito, l'aggressiva. A un certo punto, sulla salita del Bondone, a metà, dopo 10 km, ho visto uno con la graziella. Pensavo fosse lui. Abbiamo inquadrato quello con la graziella. Si è lamentato che aveva male alle gambe, ma spingeva durissimo. Con la maglietta gialla, no? Quello. Sì. Di solito quando si pedala viene fuori il mal di gambe, Yuri? Non il male alle braccia, eh? No. Quando si pedala, no? No. Però quando c'è tensione anche le braccia, lo sai, servono. Sì, servono, sì, anche quando quello. Sei sotto stress, è vero. Servono pure quelle, è vero? Certo, no, certo, certo. Io tra l'altro quando spiego delle volte in bici, se si usa bene le braccia si bilancia meglio la bici e diventi veramente un quattro ruote motrici. Tanti le braccia non le sanno usare in bici, dunque mi riallaccio al discorso di Yuri che è fondamentale in salita, no, Max, in salita 6-10. Facendo questo gesto di balletto usando il peso del corpo, ecco, e lì devi far lavorare bene le braccia. Assolutamente. Allora lo ricordiamo, andansose come dicono i francesi, Francesco. Andansose. Ti ricordi benissimo, no? Andare in piedi devi essere molto allenati, però, perché adesso se non sei allenato è meglio star seduti con un rapporto agile. Ma non vai quest'anno al Tour, Francesco? Sì, all'Alpe d'Huez. Ma adesso vai. Vedo se vado all'Alpe d'Huez, sono sempre andato, ma vediamo, perché il problema è il traffico, le code, tutto. Sì. Non hai più l'età. E poi no, è che in televisione si vede molto meglio. Vai fino lì, sicuro. Si va fino lì e poi si guarda la televisione, allora la posso guardare anche a casa. Sì, però vedi un sacco di gente, no? Insomma, sì. Stringe un sacco di mani, fa sempre piacere anche questo. No? Posto, una volta siamo andati con l'elicottero con Bugno, lui guidava e io gli insegnavo la strada. Lì sì che è buono, dici. Sì, davvero, io conosco le montagne e io gli dicevo da che parte passare. Così è un po' più comodo, allora. Niente male, insomma. Io Francesco, sono anche appena quest'anno. Tornato. Tu sei appena tornato. Appena infatti. Tornato. Hai fatto la prima metà, no? Ho fatto le prime 10 tappe e mi sono impressionato, perché normalmente l'ho fatto da corridore, ho fatto 12 Tour de France. Però è ora che ho affrontato questo nuovo lavoro e ho visto da un'altra sfaccettatura il Tour de France, mi sono impressionato, perché ci sono 160 televisioni mondiali. Ah, certo. E vi dico che tutto il parterre delle televisioni è una cosa impressionante, c'è il mondo, ci sono tutte le televisioni mondiali che fanno il suo piccolo studio, che fanno la sua diretta, le varie registrazioni, ma è veramente una cosa impressionante. Gianfranco, consentimi di dirlo, perché anch'io sinceramente non avevo mai visto questo aspetto, no? Tour de France che sarà dopo ovviamente la Charlie Gaul. Buon lavoro a tutti i colleghi che lì sono a trasmettere quotidianamente anche per Rai Sport, certo. E anche in chiaro su Rai 3 ovviamente. Speriamo di vedere questo Vincenzo Nibali, che magari nella prima parte non è andato benissimo, un po' di sfortuna, però stiamo concentrati, ci sono ancora delle tappe molto interessanti e speriamo di vederlo, insomma, protagonista. E poi il ciclismo ormai è davvero globale, ieri ha vinto la prima squadra africana, prima vittoria assoluta in una tappa del Tour de France, no? Francesco Mosero ormai è sudafricano, britannico. L'altro giorno invece c'è stato uno dell'Etiopia che ha indossato per la prima volta la maglia qua, e sono cose ormai globali davvero. Allora, insomma, no? C'è Jonathan Boyer che correva con me, lui è in Africa che allena i corridori, le giovani speranze africane, e mi ha detto che fra 5-6 anni arriveranno e vincono. Lui mi ha detto così. Il motore c'è tutto, bisogna imparare a stare sulla bicicletta sicuramente, no Yuri? Perché insomma il motore ce l'hanno tutto. Il motore, guarda, insomma i fondisti, i gran fondisti anche nell'atletica leggera sono tutti africani e sono sicuramente, quindi hanno la possibilità di sfruttare delle caratteristiche forse genetiche, forse innate. Quando, hai detto bene te, impareranno ad andare in bicicletta, sicuramente ci daranno grandi soddisfazioni, insomma. Salita del Bondone, davanti c'era sempre Mario Valenti, dietro Johannes Bernl, Carlo Muraro e Ruggero Minisipi. Per quanto riguarda gli inseguitori che abbiamo visto, no Max, inquadrati poco fa, ancora inquadrati, sì, in questo momento inquadrati, dalle sì. nostre telecamere, no Max? Sì, qui è un momento molto importantissimo, vediamo che la cadenza si vede che è nettamente diversa, vediamo che
davanti sta andando su con una cadenza molto importante, molto buona, mentre il corridore dietro la ruota fa un po' di fatica. In questo momento gli sta dando il cambio, però vediamo che ci sono... Sì, c'è bisogno anche di collaborazione. C'è bisogno di collaborazione, ma soprattutto... che c'è sicuramente, però il problema è che nella parte finale di una competizione di questa portata, molto impegnativa, molto dura, non è facile anche trovare le energie, questo, ecco, per farla, un aspetto molto importante per arrivare a questo, senz'altro. Intanto qua una leggera brezza che ci dà un po' di sollievo, siamo nuovamente sulla testa della corsa per quanto riguarda salita Bondone, per quanto riguarda il percorso lungo la Gran Fondo da 141 km, 4000 metri di dislivello. Ci ha raggiunto in studio, visto che prima parlavamo della Francia, uno che in Francia non ha vinto niente, ovvero Marino Basso, che in Francia si è aggiudicato a GAP il campionato del mondo 72, GAP dove si arriva martedì per quanto riguarda il Tour de France. Ben trovato Marino Basso. Certamente. Allora, GAP, te la guardi quella tappa lì, sei costretto, insomma. Me la godo. Te la devi. Lui è contento del percorso che abbiamo fatto ieri. Ah sì, sì, della Moserissima. Ah, ieri, sì, sì. Ieri è stata dura, però, con quei 42 gradi, no? No, ma a parte quella, prima lo starato, va bene, tutto quanto, ma l'altra, quella per andare a casa sua. Ah sì, a Masovart. Ma vuole scherzare o cosa? A un certo punto... E lì siamo a guardarlo di mezzo, no? Che è una frazione di Trento, no, si sale. La cosa a capogiro. Ah sì, hai fatto fatica. No, perché abbiamo fatto la Claudia Augusta, la strada romana. La strada romana, ma lì andavano su con i somari, no? No, in bicicletta. Andavano su, non era possibile andare su. C'erano quelle pietre. A me piace troppo Marino Basso quando mi racconta pietre grandi così le corse del Belgio, quando i corridori belgi che gli mettevano spiegaci un po', Marino, perché è troppo bella questa qua, mi piace troppo quando me la racconti. È Belgio là, non bisognava mai frenare o no? Te ricordi, no? Ma perché i corridori ti impuntavano freni? Non frenava neanche uno di loro, no? Io ho imparato dopo là, no? Loro, i belgi, non frenavano mai. Però ti risentivi nel di dietro che ti venivano addosso quei freni sul cedere, no? E loro non frenavano mai. Valloi e tutta quella banda là che c'era. Allora ho detto, Guido ragazzo, datevi da fare. Fatemi capire come funziona la tecnica. Ho capito subito, ho detto, a questo momento non freno più neanche io, piuttosto mi monto in groppa. No, è che loro conoscono ogni particolare del percorso, allora devi tenerli d'occhio quando vanno davanti, che gira la strada, c'è il vento di fianco e nasce il ventaglio, quello è il problema. Appunto. E allora lì ho imparato. E poi lì non c'erano le radio, ora tutti hanno le radio in corsa. Là conoscevano il percorso metro per metro. Ma le radio tirerei via subito anche adesso, tutte quante, cosa ne fai della radio? No, forse di sentire la radio ti rincoglionisci, no? Hai capito? Ma infatti il problema principale, Marino, è quello che il corridore non usa più la testa, la tattica, la tecnica. È un robot. Oggi i corridori sono dei robot. Aspettano solamente le istruzioni. C'hanno 5 telecomandi in macchina che gli dicono mangia, bevi, cambia, fermati, tutto qua. Guarda, sono d'accordo con te. Non è possibile. Perché anche al tour ora io mi sono reso conto che i corridori non usano la testa e non usano la tattica. Ma niente. Niente. Aspettano solo informazioni. Appunto. Se la radio non funziona non fanno niente. Non fanno niente, stanno fermi. Non si muovono. Sopra un paro caro. Impressionante questo. Aspettano che arriva. Come è cambiato il cinismo? Come è cambiato? Sì, abbiamo detto prima con Iade Fabri per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale, adesso sì, però questo aspetto sono un po' d'accordo, perché comunque in realtà leva anche l'estrosità del corridore di muoversi bene in corsa e di avere le capacità di capire il momento giusto, no? E qui non c'è più il momento giusto, perché in realtà decide il direttore sportivo in macchina, che può decidere bene ma può anche sbagliare. Qui siamo sempre sulla testa per quanto riguarda la classifica, questo è Minnaert in quadrato con il dorsale 644, Michiel Minnaert, un belga, vedremo se riuscirà effettivamente ad issarsi nelle prime posizioni di questa Gran Fondo, a presentarsi qui sul traguardo di Vason nelle primissime posizioni di questa lunghissima Gran Fondo. Davvero una faticaccia mortale oggi Max Lelli con queste temperature, l'abbiamo detto più volte ma va ribadito, è caldissimo qui
immaginiamoci questi concorrenti, questi sono atleti veri alla fine. Sì, questi davvero, qua sono atleti, perché... mi sento di dirlo, perché comunque sono ragazzi che ci sono anche col rapporto peso-potenza, hanno i soliti valori che ha un professionista, perché comunque le vediamo, sono molto tirati, molto magri, e c'è da dire che rispetto a un professionista non è che fanno molto peggio. Ecco, no. Magari un professionista come Contador può tenere ancora delle vatte in una salita finale ancora molto alte, e magari un ciclamatore buono non ce la fa. Però attenzione, la differenza è minima, perché questi qua sono corridori veri. Poi dopo è chiaro che in una gran fondo c'è di tutto, di più. Ci questi sono poi quelli che vanno piano. Dovranno rubare tempo al lavoro per allenarsi a qualunque ora si della giornata, insomma, minimo, o allo studio per i più giovani, certo, ovviamente. Certo, no? Allenano, insomma, perché qua l'allenamento deve essere costante, continuo. Costante. Non è una cosa che si poi, fa all'uscitina. No, qua si allenano minimo 4 ore al giorno. Poi il ciclismo è uno sport talmente duro che ti devi allenare in continuazione, non ti puoi fermare, perché se ti fermi di conseguenza ti gonfi, ti si gonfiano le gambe, non sei più fluido. E ti devi allenare, come dici tu Gianfranco, ti devi allenare molto e poi intensamente, ecco, perché chi ha l'ambizione di fare questi risultati, arrivare davanti in una gran fondo del genere, è chiaro che questi qua fanno anche tantissime salite. Allora, sempre sulla testa della corsa, ma Francesco, tu lo facevi da professionista, Marino anche, a questi chi glielo fa fare tutta sta fatica? Diciamocelo. L'ho detto prima. Guarda, che Marino, come ci ha guardato. Guarda Marino come ci ha guardato. Marino annuisce e dice sì, c'hai ragione. È vero, era, no, quello, Marino, che voleva. Era quello... No, ma quando ho cominciato a correre io era impensabile che succedessero queste cose, che ci sono 10.000 persone che vanno a fare la maratona delle Dolomiti o la 39 Colli o la Charlie Gaul, perché non c'era nessuno che andava in bici. Adesso invece anche ci sono tante ragazze, perché bisogna dire che ho visto, venendo su per la salita, perché io ho fatto la salita con la macchina e ho visto, guardavo in faccia tutti quelli che salivano, lo stato di salute, e ci sono tante ragazze anche che se la cavano bene, perché vengono su di un bel passo, che prima c'era solo quelle 20-30 atlete che facevano le gare ufficiali, come la Maria Canins o la Cressari, e dopo sono arrivate adesso ragazze che vanno forte quasi come gli uomini, come la Voss. No, attenzione, vorrei precisare che la Dossi Marcellina ha concluso il percorso medio in 2 ore e 21 minuti, praticamente sono 20 minuti in più. Diamo anche la classifica del percorso maschi, medio donne, che non l'abbiamo più dato, poi perché stiamo seguendo l'altra gara, la Gran Fondo. Ha vinto la Dossi, la Marcellina, che ha percorso praticamente il percorso medio in 2 ore e 21 minuti. La media comunque è di 23, è una media di tutto rispetto. Poi la Pekovic ha fatto seconda, la Bugli terza, la Felci quarta, e quinta la Furlan e sesta la Molo. La Karin Pekovic, tra l'altro, che è un'austriaca, va fortissima anche a cronometro, si è aggiudicata anche la cronometro femminile tra gli amatori, insomma, è una che va davvero molto molto volevo forte. Volevo sottolineare che 20 minuti sono pochi, perché comunque i maschi, qua si parla del medio, ma si parla di quelli che vanno veramente forte in salita, 20 minuti non sono tanti, no? Intanto ci ha raggiunto in studio Gibo Simoni, ben trovato. Salve, buongiorno. È lui l'aguzzino che ha preparato, sai, i percorsi. È lui il percorso, l'ha scelto se vuoi bene. Se vuoi dirgli qualcosa, se vuoi dirgli qualcosa. Sono ben collaudati i percorsi, ormai è questa decima edizione, insomma, ne abbiamo provati un po'. È vero, infatti, no? Però questo mi pare, insomma, no, per il medio e per il lungo, quello ormai assodato, no? Ormai un po'. Ci sarebbe ancora un sogno quello di ritornare un po' al percorso di quella leggendaria tappa della Charlie Gaul, che sarebbe quello di fare la Val di Cembra, il Mangen, la discesa del Mangen, tutta la Valle dei Laghi, e ritornare un po' a Trento. E il Broccone. E il Broccone anche. E il Broccone, sì. Li vuole proprio morti, però, questi poveri ciclomotori. Però, tutto sommato, Gilberto sta dicendo una cosa molto interessante. Filologicamente, giusto. Sì, no? Anche perché insomma, revoca e ricorda in maniera perfetta. Siamo partiti con quel concetto lì, facendo la prima tappa in 200, 300 persone. Ma quanti persone, chilometri, insomma, viene, Gilberto, più o meno? È una bella tappa da 200 chilometri, insomma. Km. Però, diciamo che sarebbe... avrebbe il suo fascino, perché insomma il bondone fatto in due versanti è veramente duro, insomma, certo. Io ho visto, io sono salito adesso dietro ai corridori e veramente, insomma, non mi facevano gola. Diciamo che una volta ma cercavo... Ma sei salito in auto, però, perché ti vedo in auto, rilassato. In auto, sì. Diciamola tutta, Max. Come dice Gilberto, bisogna sottolineare che questi ragazzi qua, tutti, anche dal primo all'ultimo, bisogna fare un grande applauso, perché in una giornata del genere, veramente impegnativa e dura con questo caldo. Vigneta particolare del nostro Fabio Vettori. Fabio. Beh, questo aneddoto che mi avevi raccontato prima mi sembrava simpatico.
quando Charlie Gauss è fermato un attimo per bisogni fisiologici, gli altri sono scappati via e sono andati. Successo realmente. E chiaramente anche lì ha avuto un incontro ravvicinato del... C'era già l'orso, c'era già l'orso. Questa è una storia vera. Nel 56 Gaul vinse la tappa l'8 giugno del 56 qui sul Bondone, conquistò la maglia rosa che tenne fino a Milano e conquistò il suo primo giro. Nel 59 vinse l'altro giro, nel 58 il Tour de France. Nel 57, nella tappa che portava al Bondone, Charlie Gaul era in maglia rosa, si fermò davvero per un bisogno fisiologico, fu attaccato da Louis Bobet e da Gastone Nencini, che vinse poi quel giro, e Charlie Gaul chiuse invece in quarta posizione. La tappa sul Bondone la vinse Louis Bobet. Nencini, se non erro, è un toscano pure lui, era un toscano scomparso ormai. 1980, 79, 80. Gastone Nencini è stato un grande, che anche vinse lui, il Giro d'Italia, vinse un grande, il Giro d'Italia, un grande motore, l'abbiamo visto in tanti vecchi filmati bellissimi, storici, dove veramente mostravano le qualità di un campione forte, fortissimo. E quindi anche da questo punto di vista davvero un ciclismo d'altri tempi, no Francesco? Fermarsi per il bisognino, insomma, non succedeva spesso, è che lui d'uso. L'ha fatto ingenuamente la maglia rosa, se sa che ha degli avversari che lo curano farebbe meglio non fermarsi. Comunque oggi c'è un po' di fair play, no? Si tenta un po' di, se uno si vede magari al Giro d'Italia o al Tour de France, quando la maglia si ferma c'è questa attesa del gruppo per un rispetto. Penso che una volta, insomma, il rispetto era un po' tra le righe, insomma, si rispettavano ma pedalando. Anzi, insomma, forse era il momento che potevano attaccare. In realtà è quello che dice, è vero. Comunque, era così. Per tornare al percorso, a fare quello lì, bisognerebbe fare il Rolle, la Gobera, il Brocon e venire dalla Valsugana. Allora bisognerebbe partire a Cavalese. Sarebbe il percorso della rievocazione del giro di Gaul. Faremo la centesima edizione, dai, la centesima edizione. Non so se ci saremo. Ci diamo un po' di tempo, intanto qua siamo sulla salita finale per quanto riguarda sempre Michiel Minnaert, il belga, abbiamo visto in quadrato con la dorsale 6-4-4, la maglia nera, poi dietro gli inseguitori, siamo insomma nelle fasi davvero salienti. Sì, ormai ci siamo. E qua vediamo Stefano Cecchini che cerca di rimanere concentrato, non è lontanissimo, la maglia aperta, fa molto caldo e dovrà cercare di fare il massimo per tornare sotto. Davanti a sé c'ha le macchine, probabilmente il corridore che è in testa in questo momento non è lontanissimo. Vorrei ricordare Gianfranco che, a parte che nel 56 ha vinto Charlie Gaul, nel 78 qua al Giro d'Italia, sempre in Bondone, dici? Sempre in Bondone, aveva vinto Vladimiro Panizza nel 78. Nel 92 io mi ricordo perché c'era anch'io, e ha vinto Giorgio Furlan, che si correva insieme all'Ariostea. Poi nel 2006 mi ricordo che ha vinto Ivan Basso, e proprio secondo è arrivato Gilberto Simoni, che magari lo facciamo intervenire se si ricorda di quel secondo posto quando vinse Ivan Basso. Gilberto, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Insomma, come andò la corsa? Beh, la corsa, io, sai, Bondone è una salita che la vedo da casa mia, insomma, era il momento proprio, è stata la prima, credo che sia stato il primo e unico arrivo in salita al Bondone della mia carriera, insomma, perciò ci tenevo, insomma, una salita che ogni tanto era un test per me, venivo a fare i test, venivo a provarmi, insomma, e ci tenevo a vincere, e abbiamo fatto lavorare la squadra, mi ricordo tutta la squadra ha lavorato per me per i primi tratti di salita, Piepoli insomma mi ha lanciato, però insomma. Correvi in casa, avevi tutta la gente. Correvo in casa, ma Basso quell'anno lì, insomma. Tra l'altro gli facciamo un grandissimo saluto a Ivan Basso, siamo veramente doveroso. Gianfranco, siamo tutti con lui in un momento che è difficile, però insomma la situazione è sotto controllo e così diceva, sento, e ne siamo davvero felici. Siamo felici, tutti felici. Assolutamente un saluto, un applauso a Ivan, che abbiamo ricordato qui vinse appunto la tappa nel 2006 qui sul Bondone, quindi insomma Giro d'Italia che si è fermato ed è passato molte volte, no Francesco, qui sul Bondone, mentre siamo sempre sulla testa della corsa. Un anno l'hanno fatto dalla parte dove sono scesi oggi, che era Strada Bianca, che era una strada impossibile, nel 75 io non c'ero a quel giro perché è stato l'anno che ho fatto il tour, e vinse De Vlaeminck su a Baselga di Pinet, e Marino c'era. E a venire su di là c'erano dei tratti, la vecchia strada era veramente dura, poi dopo sono entrati tratti nella strada dopo, nuova dopo. Ma però quella volta lì, su da lì
ma scherzi davvero. E lei discese, era certificata, insomma. No, venivano su di là. Venivano su dall'Agolo e dopo scendevano a Trento, andavano in Val di Cembra e arrivavano. E qui allora abbiamo il ricongiungimento. Intanto, attenzione, Enrico Zen va a prendere Michel Minnaert. E anche Cecchini, Stefano Cecchini. E anche Cecchini, sono in tre adesso. Eccoli lì, tutti e tre. Tutti e tre, allora siamo proprio nella fase vera. Enrico Zen, allora eccolo lì col dorsale 599 che sbuca un po' all'improvviso, no? Max, sì, riesce a rientrare sulla coppia che guidava, che abbiamo visto sia Minnaert il belga e poi Cecchini di cui avevamo detto. È rientrato fortissimo Enrico Zen, no? Sì, è rientrato fortissimo, sicuramente sta molto bene, ha speso poco nella parte iniziale e ora nel finale ha tantissime energie. Qua ormai sono stanchi e sarà importantissimo giocare bene anche proprio dal punto di vista della tattica. Allora Enrico Zen con il dorsale 599, Stefano Cecchini con il 596 e Michel Minnaert 644 il suo dorsale, che abbiamo visto a lungo inquadrato come testa della corsa. Ora il belga è stato raggiunto prima da Cecchini che lo inseguiva, che l'abbiamo visto, e poi anche da Enrico Zen, che davvero sembra averne. Max è qui sugli ultimi chilometri di questa gran fondo, di questa decima edizione della leggendaria Charlie Gard. Sì, si vede benissimo la pedalata di Zen, che è molto rotonda, molto fluida. E è chiaro che nella parte finale di una tappa del genere, il riepilogo, del genere, scusa se ti interrompo, no? Zen, Michel e Cecchini, grazie alla grafica che ci fa vedere anche in sovraimpressione. Vai Max, scusami, ti ho interrotto. Sì, è fondamentale ora in questo momento qui avere la forza, come ho spiegato prima. E anche, vediamo che si stacca in questo momento, perde 5 metri, le forze ormai sono pochissime, si gioca nel filo del rasoio. E ultimi tornanti. Sono gli ultimi tornanti, qua la pendenza non è durissima, però attenzione, siamo quasi a 4.000 metri di dislivello dopo 140 km con caldo del genere. 1.654 metri è la quota dove è posto l'arrivo di Vasonda, dove vi parliamo, gentili telespettatori di Rai Sport 1. State seguendo la decima edizione della leggendaria Charlie Gall. Si è un po' staccato ora Michel Minnaert. Sì, Minnaert è andato un po' in crisi in questo momento. Dovrà cercare di ormai chiudere in terza posizione, perché l'ambizione ormai è quella. Il corridore ha capito che è in difficoltà, però deve ancora gestire questa parte finale. E fa bene, perché altrimenti rischia magari di saltare certo. E di non andare nemmeno sul podio. Allora, sfida 2. Stefano Cecchini e Enrico Zen. Sì, qua vediamo che Zen cerca collaborazione, ma in questo momento Cecchini... Ma siamo di nuovo sul terzo. Cecchini sta rimanendo a ruota, probabilmente anche lui, Stefano Cecchini, è un po' al gancio, è un po' stanco, mentre Zen, la pedalata ancora rotonda, cerca collaborazione, si è affiancato un attimo, l'ha invitato a collaborare, però in questa fase finale non è facile trovare energie. Eccoli qua, allora i primi due, Enrico Zen e Stefano Cecchini, che stanno facendo l'andatura, si stanno studiando anche, no Max? Qua siamo, vedi, gli ultimi tornanti, le ultime fatiche. È prima una di fase di studio. Sul traguardo di Vason, siamo in diretta per questa leggendaria Charlie Attenzione Gaul. Che scatta, in questo momento rilancia l'azione abbastanza proprio velocemente. Zen cerca di imporre un passo molto, molto forte. Vediamo che Cecchini però, Stefano Cecchini, torna sotto molto facile. E allora sono ancora insieme Enrico Tutto Zen, da rifare. Stefano Cecchini, i due si tallonano. Questa è una fase importante, perché devono fare attenzione, perché se uno spende un po' di più poi rischia di piantarsi, di conseguenza deve anche dosare bene proprio con questi attacchi. Ti metti in mostra, fa capire anche all'avversario che hai ancora benzina da spendere. Dunque sono situazioni un po' di studio, no? È una fase di studio dove un corridore deve anche un po' rischiare e prendere la decisione che perlomeno è quella giusta, che pensi che sia quella giusta. Assolutamente, c'è bisogno di rischiare, diceva Lelli. Sei d'accordo, Francesco Moser? Qua siamo proprio alle battute finali, no? Uno deve provare, se ha paura della volata, chi si sente più debole cerca di anticipare l'avversario. Le nostre telecamere più o meno al finale dell'altra gara, anche della corta, si è svolto così, e mi sa che sarà proprio in questa maniera. Ormai siamo negli ultimi tornanti, qui ci sono pochi alberi, ormai arriviamo su, vediamo che il terzo è lì che non molla, però è sempre a meno di 100 metri. E Michel Minnaert, il belga, ha guidato a lungo, lo abbiamo visto nelle nostre immagini, è stato a lungo in testa alla corsa, in testa a questa decima edizione della leggendaria Charlie Gall. Poi ha dovuto cedere il passo a
Stefano Cecchini ed Enrico Zen. Stefano Cecchini che l'anno scorso ha vinto la maratona delle Dolomiti, insomma, dico, ha vinto una gran fondo importantissima e ci terrà anche oggi a fare il massimo per poter chiudere questa Charlie Gau, che è una delle più ambite a livello internazionale. Sicuramente assisteremo a una bella sfida nel finale. Maratona delle Dolomiti, maratona Les Dolomites, come si dice alla ladina che va in scena la seconda domenica di luglio. Charlie Gau che va in scena invece tradizionalmente la terza domenica di luglio, quindi insomma anche ravvicinate, no, le due attenzione gare. Che attenzione, parte Zen, va momento. Via veloce. Qua Cecchini è un po' in difficoltà, deve cercare di non rientrargli troppo velocemente perché rischia di andare troppo in acido. Partito fortissimo, allora, siamo al cartello di Vason, Max, qui deve dare tutto, se ne ha a questo punto, però Zen ha preso quel margine, mi pare difficile da recuperare, perché Zen ha buttato giù anche un rapporto più lungo e le gambe sono ancora piene nonostante i 140 km, 4000 metri, sta trovando ancora energie interessanti per andare a vincere questa corsa in salita con l'arrivo finale, ormai veramente all'arrivo, molto impegnativo. È all'arrivo ormai, come sottolinea giustamente Francesco Moser. Enrico Zen dunque va a giudicarsi questa decima 400 edizione. Metri di volata per lui e qua ormai è finito lo strappo, gli ultimi 150, la strada spiana, vediamo che si è voltato per controllare Cecchini. Stefano si è chiude la maglia, c'è anche il tempo per chiudersi la maglia come da professionista. Allora Enrico Zen va a chiudere per primo la decima edizione della leggendaria Charlie Gau, grande attacco, grande rientro anche perché era staccato bene anche Stefano Cecchini, ha recuperato e poi arriva anche Stefano Cecchini a SD la bagarre ciclistica. Non c'è squadra per Enrico Zen che corre da libero, quindi non ha una squadra. Adesso andremo poi anche a dare una media molto di rilievo, 29. Andiamo a dare un'occhiata ai tempi qua, Michiel Minnaert, diamo la gloria anche al terzo, questo belga che ha fatto, no, Max, a lungo l'andatura per questa ha mollato solo nella parte finale, ha mollato, bravo, però è stato bravissimo, un applauso anche, lui, anche un applauso. Per questo ragazzo belga che va a chiudere al terzo posto, è riuscito a tenere quelle residue energie per salire comunque era sul podio, fondamentale, come sottolineavi tu, era no? fondamentale perché quando molli che ti staccano devi rimanere concentrato e dosare quelle poche forze che sono rimaste in maniera perfetta. Te sai benissimo quanti chilometri mancano per chiudere la corsa e di conseguenza ti devi basare proprio in maniera centellinata. Il replay dell'arrivo non è stato un brutto arrivo, no, Francesco, per questa gara, decisamente. No, ha fatto uno scatto gli ultimi 500 metri che l'ha lasciato sul posto. Ha fatto uno scatto così, quando l'ho detto prima, il tornante lanzafame laggiù dove ci ha staccato noi, ci aveva dato 20 secondi arrivare all'arrivo e siamo arrivati, eravamo in 5. Allora, velocemente, diamo anche i tempi, Enrico Zen, Stefano Cecchini, Michiel Minnaert, per quanto riguarda la classifica. Max, vai coi tempi, così riassumiamo e poi andiamo a sentire il nostro Manuel Codignoni, che è già sul traguardo scatenato per recuperare ovviamente le interviste con i primi di questa gran fondo della Charlie Gau. Diamo i tempi. Zen Enrico ha vinto con 4 ore e 41 minuti alla media di 29, secondo ha fatto Cecchini Stefano, che è arrivato a 13 secondi, a 40 secondi Michiel Minnaert, 40 secondi però è arrivato abbastanza attenuto nonostante era in crisi. Rovalletti è arrivato a 1:04. Quarto posto invece per Rovalletti. Qui abbiamo ancora immagini di arrivi, i top 4. Immagini dall'alto, sempre dall'elicottero. Non so se il nostro Manuel Codignoni è già in grado di proporci le interviste e allora andiamo con le interviste. Enrico Zen, primo classificato di questo percorso lungo della decima edizione della Charlie Gau. Dopo un secondo posto ci voleva questa vittoria. Sì, Stefano me l'ha fatta sudare tanto. L'abbiamo preparata bene io assieme a Roberto e ci tenevamo a far bene qua, dai, e penso sia andata bene. Ci siamo divertiti, quello è l'importante. Una condotta di gara in rimonta. Sì, Roberto era sempre davanti, chiudere i buchi, ha fatto un lavoro eccezionale sotto, io praticamente non dovevo neanche preoccuparmi, per cui la gara è filata via come avevamo previsto, insomma. E, lasciami fare una dedica particolare alla mia ragazza, perché tanto tempo gliela rubo la bicicletta, alla mia famiglia che mi vede poco, e poi a questa squadra, questa famiglia, dai, Roberto, Mario. Abbiamo fatto una bici speciale per oggi e ci divertiamo da matti.
Enrico, grazie e congratulazioni. Stefano Cecchini, secondo classificato, fino all'ultimo ci hai sperato ma non ce n'è stato niente da fare. No, so che Enrico è più veloce di me e quando mi è rientrato ero un po' a tutta, come si dice, però ci siamo divertiti. È stato molto bravo anche il terzo perché aveva 2 minuti di vantaggio, io sono partito un po' lungo, ho visto che ho fatto il vuoto, forse ho fatto un po' di fuorigiri, ma è andata bene. Anch'io voglio dedicare questo secondo posto a mia moglie che mi sopporta con la bicicletta e a Colnago che Ernesto che ci dà le biciclette per correre, mi fa le bici speciali, mi ha fatto una bici per la maratona, mi ha fatto una bici per la Sportful. A loro anche noi siamo una squadra, una famiglia, cerchiamo di divertirci, ci divertiamo. Sono contento anche di aver fatto secondo alla fine, quando si taglia il traguardo dopo tutti amici e ci divertiamo. Grazie, complimenti. Michiel Menard dal Belgio, terzo classificato, hai condotto per gran parte della gara ma gli altri due erano più veloci di te oggi. You lead it for most part of the race but the other two guys was faster today. Yeah, I think I had half a minute at the last 5 kilometers. And the last kilometer I saw Stefano Cecchini coming with Enrico Zen, I think 100 meters behind me. So I knew it would be for the third place then, because I had a minute, I think half a minute at the beginning of Monte Bondone. So they just climbed faster than me and I have to live with it. But I'm glad I'm third. Hai detto che comunque molto soddisfatto, aveva un buon vantaggio, diciamo, ma quando li ha visti arrivare alle sue spalle ha pensato che la lotta sarebbe stata per il terzo posto perché non ci sarebbe stato niente da fare. Ma ti è piaciuta questa gara? La prima volta che eri qui? It was the first time for you here in Monte Bondone. Do you enjoy this race? Yeah, definitely. I was here 2 years ago for the World Championships and I thought I'm gonna get back to Monte Bondone because I had good memories. 2 years ago I was also third here at the World Championships, so I thought, yeah, why not give it a try this year, a little bit stronger, so now against more big guys, but I'm glad. Ok, ha detto sì che la gara gli era piaciuta, lui era stato qua per i mondiali per i cicloamatori 2 anni fa e non vedeva l'ora di tornare sul Monte Bondone, voleva tornarci perché questa gara gli era piaciuta grande. Thank you, congratulations, grazie e congratulazioni. Allora, queste le interviste raccolte a caldo dal nostro Manuel Codignoni, Enrico Zen, primo. 4:42:18, un bel tempo, insomma, un buon risultato. Un no, buon risultato. Max? Poi io parlo sempre di media, perché in 4.000 metri a 30 di media, insomma, mi andrà forte. Niente male. Staccato di soli 13 secondi, Stefano Cecchini, che questa volta deve accontentarsi del secondo posto, onorevole, secondo posto. Onorevole, però Zen è partito fortissimo, ha fatto 500 metri di volata. Lo vediamo, il podio e poi il belga Michiel Minnaert, che si è detto comunque soddisfatto, no, al microfono del nostro Manuel, ha detto ero venuto qui per i mondiali 2013, non vedevo l'ora comunque di tornare. È stata una bella gara in ogni caso, è stato bravo, l'abbiamo detto, a gestirsi. Dà anche un tocco di internazionalità alla competizione che è fondamentale, questo è un ragazzo interessante. Ci sono atleti da 40 nazioni diverse, quasi 2.500, no, al via per questa gran fondo. Qui vediamo anche inquadrate ragazze. A proposito di ragazze, Luisa Tamanini ci ha raggiunto qui nello studio. Intanto grazie per essere qui con noi. Insomma, è sempre una bella emozione questa Charlie Gaul, è sempre una bella gara e ci sono anche tante donne, tante ragazze che affrontano, no, questi tornanti del Bondone. Volevo ringraziare voi per l'invito, molto gentili. No, come ogni anno la Charlie Gaul è una bellissima manifestazione, tantissimi partecipanti e soprattutto tante donne come ogni anno partecipano a questa bellissima gran fondo. Diceva anche il nostro Francesco Moser, sempre di più le ragazze che si avvicinano al ciclismo, no? Cioè, solo 20 anni fa tu corri, hai corso, sai cosa vuol dire, solo 20 anni fa sembrava quasi impossibile, no? Sì, infatti tantissime ragazze, anche ho notato moltissime ragazze che escono in bici, si comprano l'abbigliamento e l'attrezzatura e tutto, anche molte mie amiche che prima non erano molto patite per il ciclismo, guardavano adesso proprio se non escono un giorno stanno male. Va bene così, no? Insomma è giusto, non manca niente alle donne per fare questo sport, anzi. Assolutamente, anzi, no? Lo hanno dimostrato più volte. Forse adesso chiedo alla regia, a Paolo Mazzucato, forse abbiamo anche la possibilità di far vedere l'arrivo del percorso medio per quanto riguarda le donne, perché sul lungo le ragazze devono ovviamente ancora arrivare. Allora ha vinto Marcellina Dossi, aiutaci. Marcellina Dossi ha vinto in maniera perfetta perché ha dato, eccola qua, alla pre-COVID ha dato 3 minuti e 11 secondi, dunque ha gestito bene la salita in maniera perfetta, non ha avuto problemi, perché comunque quando hai un vantaggio del genere ti puoi permettere
direi di affrontare la salita un po' più in maniera tranquilla. Poi davanti a Karin Pekovic, l'austriaca, che ha chiuso seconda con un distacco di 3.11 dalla 3.11 prima. La Pekovic e poi terza la Bugli a 6.42, a 7.33 è arrivata la Felci, la Furlan è arrivata a 10.46 e la Molo a 11.01. Marcellina Dossi, allora ha vinto, hai visto che grinta, hai visto che stile, Luisa Tamanini. Precisiamo anche, anche la media di Marcellina Dossi che è 23, quasi 24 di media. Luisa. Ho visto il fisico, vedo che molte atlete si tengono in forma, anzi mi chiedono come allenarsi, come poter andare più forte, come tenersi in forma, dimagrire, l'alimentazione, vedo che ci tengono parecchio queste cose. E di alimentazione abbiamo parlato tanto oggi perché con questo caldo sicuramente era fondamentale, oltre all'idratazione. Certo, l'idratazione è fondamentale, poi l'alimentazione viene a seguito. Allora, Gibo Simoni, a queste ragazze, insomma, stupiscono, no? Diceva anche la media di Marcellina Dossi sul medio, si stanno comportando bene anche le ragazze sul lungo. Adesso abbiamo solo una classifica provvisoria che nel frattempo ovviamente sono anche riuscito a perdermi, che mi aveva passato Radio Corsa. Eccola qua, a Candrei, Emma Del Bono a 5 primi e 21, Marina Ilmer, qui distacchi però poi sono maggiori, sì, no, nella gara al femminile rispetto che non a quella al maschile. Ma sicuramente il divario è sempre stato molto grande tra le ragazze, soprattutto perché ci sono quelle che si impegnano molto e poi dopo la differenza sta anche lì nell'impegnarsi. Adesso c'è anche molta attenzione da parte delle ditte, costruire biciclette, abbigliamento adatto alle ragazze, cosa che un po', insomma, qualche anno fa non c'era, ma e questo le aiuta. E penso che sia un po' uno tira l'altro, no? E c'è sempre più ciclismo in bicicletta, ma credo che sia una bella opportunità anche, sì, per queste ragazze. È uno sport che al di là dei generi, come ricordava proprio Francesco Moser, ha avuto veramente un boom, no? E Marino Basso diceva, Francesco Moser, quando uscivo io ad allenarmi, incontravo 6-7 ciclisti, erano quelli professionisti che andavano ad allenarsi. Uno era Marino Basso. Uno era Marino Basso, ah, sì. Beh, non in Trentino, però. Non in Trentino. Certamente, no? Certamente. No, quando faceva il lungo, sì. Marino, quando facevi il lungo, venivi in Trentino. Esatto, non c'erano problemi, assolutamente. Allora il motore andava alla grande, vai tranquillo. Assolutamente. Comunque è affascinante vedere queste ragazze, queste eccezionali veramente, perché vanno forte, si allenano, si preparano e pertanto chapeau, giù il cappello per loro, e gli uomini piano piano andranno a finire che praticamente devono fare i gregari alle signore. È fantastico da mille una notte, o no? Infatti le prime giusto? Hanno i gregari uomini, hai visto? Le squadre più forti hanno i gregari uomini che fanno arrivare, li preparano tirare, tutto quanto, li fanno i massaggi, li preparano tutto. I massaggi no, dai Maria. No, i massaggi sono indispensabili, com'è che fai? Se non c'è i massaggi puoi andare in acido lattico, no? Assolutamente, dunque pertanto ci devono essere. E il grande Marino è impressionante. Io con lui ho fatto una Milano-Bologna in bici, eravamo con Matteo Marzotto per la fibrosicistica, ah, e là, mi ricordo, sì, che ci siamo fermati in un paio di occasioni per bere qualcosa e Marino, no, io non mangio, io non bevo, e lui pedala, è vecchio stampo, vecchio stampo. Ho capito, il nutrizionista, nutrizionista per Marino non serve. Scusa, da Milano andare a Bologna è un tiro di schioppo, che sì, 230 km, mi ricordo, e Marino non ha mangiato, non ha bevuto niente. Io assolutamente. Come fa Marino? Una sgambata. Guardalo come è un fiore, guardalo. È vero, assolutamente. Bisogna pensare che quando si allenavano loro partivano, le gare erano minimo 200 km, minimo. Ma penso che quasi tutte erano 230, 250 270, 280, 300, una tappa del Giro di Francia, 375 km. Niente male. Pensa quante ore oggi in ne fanno 180, 300, 185. Penso 70, che insomma, 100 km, 130 di riscaldamento, no, quando partivi per fare 100 km neanche ti prendevi dietro la borraccia. Marino, e poi non c'era il cambio elettronico, le ruote a profilo alto, 11-25. Ma tutto quel mondo lì, ma non esiste. Telaio in carbonio. Adesso computer, robe, ferma, radio, mangia, GPS, bevi, scatta, no, non muoverti. Ma tu diventi rincoglionito, sentire tutte queste, secondo me, tutte queste robe qua. Vediamo intanto l'arrivo di Enrico Zen, che si è aggiudicato la
decima edizione della Gran Fondo, la più dura, quella da 141 chilometri e 4.000 metri. 400 metri, Gianfranco ha rilanciato la bici proprio con potenza. Mi dispiace per Stefano Cecchini, che lo conosco molto bene, che ci teneva in modo particolare perché sa il valore di questa competizione, la Charlie Gau, ormai che è alla decima edizione, no? E questo è il terzo, il belga Michiel Minnaert, anche lui al traguardo, già qui, come ha detto ai nostri microfoni, in occasione dei mondiali amatori, ovviamente nel settembre del 2013, mondiali che Rai Sport seguì in diretta nell'occasione con Silvio Martinello, che salutiamo, impegnato ovviamente al Tour de France, e qui siamo ancora sul traguardo, ma al traguardo deve essere arrivato anche il nostro Fabio Vettori, se non erro, lo vedo sempre alla lavagnetta, pronto a disegnare, ma penso che ormai sia arrivato al traguardo, sia finita anche per lui la leggendaria Charlie Gau, no Fabio? È arrivato appunto il primo concorrente, complimenti, che ha travolto la nostra organizzatrice. Un'altra volta, quindi travolta la partenza, travolta esatto, l'arrivo. Esatto, sempre travolta, ma complimenti per l'organizzazione a tutta, anche per i potenti mezzi della RAI e l'orso che è scappato via, che si è dileguato in questo momento. Si è rifugiato un po' più in alto, insomma. Del resto con questo caldo anche l'orso cerca di andare qui sulle montagne che circondano l'arrivo qui a Vason, posto sulla montagna che sovrasta Trento, il Monte Bondone, Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, le tre zone interessate per quanto riguarda la leggendaria Charlie Gau. Qui vediamo, Paolo Mazzucato ci offre dalla regia queste immagini, no, che ci fanno vedere anche il panorama, sono i paesaggi di questa zona, di questo Monte Bondone per quanto riguarda l'arrivo di questa decima edizione. Ho visto passare proprio Elda Verones, l'ho vista molto più rilassata, perché stamattina per lei è cominciata molto presto la giornata, alle 4:30. Alle 5 già aveva la prima riunione per coordinare il tutto, ora era molto rilassata perché la responsabilità è talmente alta per una Gran Fondo del genere che quando insomma termina, finisce e capisci che le cose sono andate bene, e sono andate benissimo dal punto di vista proprio dell'organizzazione e anche della partecipazione di tantissimi corridori che sono venuti anche dall'estero, insomma. Allora siamo davvero in chiusura, Max, ricordiamo, diretta possibile, resa possibile dalla RAI, sede di Trento, in collaborazione ovviamente con Rai Sport, siamo su Rai Sport 1 in diretta, poi grazie all'Esterna 3 di Roma, all'RVM di Milano, al coordinamento giornalistico, il direttore Sergio Pezzolla, al regista Paolo Mazzucato, grazie a Max Lelli, grazie per a voi. Essere stato qui al mio fianco, ci rivedremo anche in differita, ma questa sera sempre sugli schermi di Rai Sport, grazie a Luisa Tamanini, Marino Basso, Gilberto Simone, Fabio Vettori, grazie davvero a tutti voi per essere stati qui con noi, grazie ai Moser che ci hanno accompagnato a lungo prima, grazie a questa splendida dinastia del ciclismo che davvero ci ha regalato successi indimenticabili. Che andiamo in cantina ora. E dove si va in cantina, ovviamente, no. Dai Moser. Grazie davvero per essere stati con noi, grazie per aver seguito anche la decima edizione della leggendaria Charlie Gau. Grazie ovviamente anche ai grafici, agli operatori, ai tecnici, a tutti coloro che hanno reso possibile questa lunga diretta. Grazie, a risentirci, arrivederci prossimo anno con la Charlie Gau.